in collaborazione con Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. I Due Re, ristorante pizzeria, Lungomare Piermanni, Civitanova Marche. Manamana. Manamana. Colpo di mercato preso, Giuliano Manamana. Che proprio sullo filo di vita del calcio mercato firmato un biennale. Buonasera a tutti cari amici, benvenuti all'undicesimo appuntamento stagionale con la nostra trasmissione. Vediamo come sempre in apertura, nella nostra consueta panoramica, quali sono gli spunti più interessanti che ci ha offerto questo fine settimana che si è aperto con il bel successo di ieri dell'Ascoli in trasferta con il Pordenone, che tra l'altro ha lanciato i bianconeri in zona playoff. Recanatese, Castelfidardo e Tolentino in primo piano in Serie D grazie alle loro vittorie pesanti, quella dei biancoverdi tra l'altro ottenuta oggi in trasferta sul campo del Monte Giorgio, quindi in un derby. Il Porto d'Ascoli non è riuscito a frenare la corsa della capolista Trastevere, mentre la San Benedettese è stata inchiodata sul nulla di fatto dal Chieti al Riviera delle Palme. Vince il Fano nella prima di Roberto Cappellacci sulla panchina granata, seppur sul terreno dell'Aurora Alto Casertano fanalino di coda. In Serie C nulla di fatto tra Vispesoro e Carrarese, che rispecchia il poco che si è visto in campo questo pomeriggio al Benelli, mentre ieri l'Ancona Mateli, che è stata battuta tra le mura amiche dal lanciatissimo Modena di Tesser, Modena giunto alla settima vittoria consecutiva, mentre oggi caporetto della Fermana Cesena 4-0 per i romagnoli, anche se punteggio decisamente troppo pesante per la formazione gialloblu. In eccellenza infine potrebbe profilarsi un duello Vigor Senigallia Forza Empronese, che sinora sono le due compagini che hanno dimostrato decisamente maggiore continuità, 3 punti in trasferta anche per la San Giustese ed il Val di Chienti Ponte, affidato da pochi giorni a Ruben Dario Bolzan. Questa sera assente giustificata Sara Santacchi, presento io gli ospiti che sono Alessandro Sbaffo, centrocampista, trequartista, tuttocampista, poi mi dirà della Recanatese. Ciao, ben trovato. Ciao. Vicino a lui, qui abbiamo un ruolo più preciso, Edoardo Defendi, attaccante del Recanatese. Buonasera Edoardo e grazie anche a te per essere intervenuto. Ciao a tutti, buonasera. Alessandro, allora ieri, come detto in anticipo, avete battuto il Vasto Girardi, non era scontato ed anzi il risultato finale forse non rispecchia un po' quello che si è visto in campo, ossia un vostro, correggimi se sbaglio, nettissimo predominio. Sì, abbiamo creato tanto, siamo contenti. Non siamo riusciti a finalizzare nel primo tempo, però comunque poi siamo rimasti tranquilli, abbiamo trovato il gol con Edoardo, poi il 2-0, ecco. Siamo contenti perché comunque stiamo facendo delle belle partite, un bel atteggiamento, un bel approccio. Ieri è mancato, ecco, un po' di concretezza in fase realizzativa, però 2-0 è un bel risultato e poi stiamo trovando compattezza, siamo contenti. Allora, intanto volevo ricordarvi il metodo consueto per interagire con noi. Tra poco apparirà in sovrimpressione il numero per intervenire con i nostri WhatsApp. Ripeto ancora per l'ennesima volta, non telefonate, semplicemente perché non vi risponderà nessuno. Quindi il numero è dedicato esclusivamente a WhatsApp oppure in alternativa ad SMS. Eccolo qua. Edoardo, davvero, come diceva Alessandro, l'unico rimprovero da farvi è quello delle tante, no? Troppe occasioni forse non sfruttate, ne avete avute almeno una dozzina. È un problema, come dire, allenabile secondo te oppure spesso dipende soltanto dalle circostanze? Beh, di solito non abbiamo avuto questo problema nelle partite precedenti, o perlomeno in parte era minore questo problema. Però sì, noi stiamo lavorando giorno dopo giorno e dobbiamo crescere su tutti gli aspetti, quindi
Sicuramente ci lavoreremo perché è opportuno cercare di migliorare questo aspetto, perché poi quando capiteranno magari le partite in cui ci più equilibrate, diciamo, più equilibrate, sarà necessario essere un po' più cinici. Quindi, come dice Ale, lavoriamo giorno per giorno per cercare di migliorare. Allora, Alessandro, ufficialmente la classifica non la guardate, no? Perché queste sono le vostre dichiarazioni. Io ho chiamato il vostro allenatore pompiere ad honorem, ma lui recita la sua parte perché è giusto che sia così. Però le vostre qualità, il gioco che state esprimendo giustificano la vostra posizione ed anche qualche ambizione, no? Lo possiamo dire. No, ma l'ambizione di far bene ogni domenica, ma veramente, non è che è pretattica, cioè... Siamo contenti perché si sta creando qualcosa di bello, una bella storia. Un grande affiatamento poi si nota. Si sta creando qualcosa di bello, che è piacevole anche andare al campo. E domenica dopo domenica diciamo che pian piano stiamo trovando la consapevolezza che la domenica noi possiamo essere protagonisti in ogni campo e in casa, quindi... Questo è, non è pretattica, è la realtà. Senti, si pensa domenica dopo domenica. Ti cambio un po' la domanda, magari poi cercheremo di approfondirla dopo. Cos'ha di diverso questa squadra rispetto a quella dell'anno scorso? Anche se oggettivamente nella prima parte stentava terribilmente complice il Covid, però c'è tutto un clima diverso, no? C'è proprio forse veramente un affiatamento diverso. O è una sensazione che appare dalla tribuna? Io sono arrivato l'anno scorso e l'anno scorso è stata un'annata talmente assurda per tante dinamiche che faccio fatica veramente a giudicarla. E posso dire che io ho trovato delle persone qui che già l'anno scorso, quando le sentivo parlare, erano persone che volevano programmare e costruire qualcosa. E è quello che sta succedendo. E quindi si sono fatti sempre dei passi in avanti. Io li ho vissuti nelle difficoltà dell'anno scorso, di tutte le dinamiche, fino ad adesso, dove si sta costruendo pian piano qualcosa. E siamo contenti per adesso, per come sta andando. Senti, poi lo chiederò anche ad Edoardo. Tu, chiaramente, hai una lunga esperienza, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, hai visto decine di allenatori. Dove si vede, secondo te, in modo particolare, la mano in questa squadra di Giovanni Pagliari? Pagliari, a parte che vabbè ridevamo perché dicevo che io non riesco a liberarmi dalla famiglia Pagliari, ho avuto tra Silvio, Ivo, solo Dino mi è mancato. E no, vabbè, la passione che trasmette uomo di campo nel senso più autentico del termine, no? Sì, veramente. Poi vabbè, è bello per quanto mi riguarda anche avere un marchigiano in panchina, perché noi siamo amanti le marche, ne abbiamo già parlato tante volte. E il mister ci sta dando tanto a livello umano ai ragazzi e anche ai più giovani. Beh, questo è la cosa più bella, la cosa più, ecco, il suo lato umano e condito con la sua esperienza è sicuramente molto importante in questo caso. Anche Edoardo non ha una carriera da ridere, anche tu hai visto decine di allenatori, questo che è qui a Recanati. Quello che infatti volevo aggiungere qualcosa, semplicemente che quello che ho notato, a parte tutto quello che hai detto, che il mister c'ha un grandissimo pregio, secondo me, che riesce a toccare sempre le corde giuste, i tasti giusti, e sa usare il bastone, la carota con un buon equilibrio e riesce a stimolare ogni volta quello che è necessario in quel momento. Allora, diciamo qualche volta sergente di ferro, qualche volta caporale bonario, insomma. Sì, sì, assolutamente. Sì, poi io credo anche che per i giovani avere un mister così che comunque li aiuta e li... Insomma, mille partite tra campo e panchina, esatto. Pagliari parliamo, quindi esatto. Qualcosa quindi da raccontare, figura, il ragazzo ce l'ha. La figura giusta, secondo me, per questa recanatese, come ne abbiamo parlato anche con Ale, con i compagni, e tutto l'ambiente è piacevole, è veramente come dice Ale, anch'io era tanto che non andavo al campo con questo entusiasmo e questa voglia, quindi... Con lo stimolo di andarci per trascorrere ore faticose ma comunque piacevoli. Esatto, con l'entusiasmo della gioia di stupirmi e stupire, esatto, esatto.
Ti pare poco? No, ma infatti tanta roba veramente. È quello che inseguivamo io e Ale da sempre, quindi... Allora, iniziamo a leggere alcuni messaggi con la collaborazione della regia, anche se si parla qui chiaramente veramente un po' di tutti i campionati. Il primo: non si possono prendere 7 gol in un campionato di promozione, Trodica molto forte, ma il Castignano ci ha messo del suo, bisogna reagire immediatamente, altrimenti si fa dura. Forza Castignano, Boys 1997. Ancora, per favore, fate un appello all'Ascoli o chi per lui, non si può giocare alle 14. Ciao Francesco, che tocca un tasto molto dolente, questo insomma dell'orario davvero particolare, soprattutto se è di sabato. Un abbraccio al bomber del brutto del Valdichienti Ponte da Gianluca, Valdichienti che ha vinto a Iesi proprio con un gol di del brutto nella prima partita di Bolzan. Adesso andiamo a vedere una delle tante ex squadre di Alessandro Sbaffo, l'Ascoli, che tra la nebbia ha vinto 1-0 a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone. Vediamo. Nella nebbia di Lignano Sabbiadoro, estremo paradosso, una delle grandi capitali delle vacanze estive, l'Ascoli batte il malconcio Pordenone e non era affatto scontato. I ramarri con il ritorno di Bruno Tedino in panchina avevano dato segnali di ripresa, molto timidi è vero, ma era pur sempre un avversario che non poteva e doveva essere sottovalutato. E così hanno fatto i bianconeri sotto gli occhi di 123 intrepidi tifosi al seguito, capitalizzando la rete di Salvi e correndo, a ben vedere, pochissimi rischi. Merito di una difesa attenta guidata da Botteghin alla 500ª partita da professionista, mentre in avanti con Sabiri, non nella sua miglior giornata, ha giganteggiato Iliev, secondo a pochi, in quanto a sportellate con Dionisi che come sempre ha fatto il suo. I friulani, desolatamente ultimi, provano comunque con coraggio a creare all'inizio qualche pericolo. Magnino viene provvidenzialmente chiuso proprio da Botteghin quando stava per presentarsi solo davanti alle ali. Poco dopo, su traversone di Zammarini, ci prova di testa Pellegrini, in precaria coordinazione, non trovando la porta. Di ben altro spessore la doppia occasione dell'Ascoli al 37esimo, un pregevole destro a giro in area di Dionisi, servito da Sabiri, viene smanacciato da Perisan. Sul proseguo dell'azione, dopo un colpo di testa di Zammarini, diagonale velenoso di Dorazio, deviato con il tacco da Iliev, ma il pallone si stampa sul palo. Per il gol c'è da attendere poco, appena 4 minuti la squadra di Sottil sblocca la gara, corner teso di Maestro, stacca bene sul primo palo Salvi che anticipa Zammarini e Camporese e batte di testa Perisan. Sbloccare la gara d'altronde era di gran lunga la cosa più difficile ed i bianconeri riescono quindi ad andare al riposo in vantaggio. Ripresa e l'Ascoli appare in controllo giocando giudiziosamente senza distrazioni. Tedino schiera l'altro ex Cicciretti e Zadiu per Valietti, bloccato da una noia muscolare alla coscia, e Pellegrini. Non ci sono grandissime emozioni per la verità. Sabiri, lanciato dalle retrovie, viene anticipato in uscita da Perisan. Il Pordenone attacca ma non sfonda. Entrano Baschirotto e Bidaoui per Salvi e Dionisi. Cambiaghi cade a terra ma l'arbitro è attento e non abbocca sul contrasto con Botteghin, ammonendo anzi il neroverde per simulazione. E le immagini dimostrano chiaramente come il giocatore si lasci cadere. Al 32esimo invece tiro cross a rientrare di Fonoruncio dalla corsia mancina, Leali non si fa sorprendere ed in tuffo devia la palla in calcio d'angolo, un intervento tutt'altro che semplice e scontato. L'Ascoli sfiora il raddoppio in contropiede con Bidaoui, scattato però in posizione di fuorigioco. Infine al 94esimo punizione da un'ottima mattonella per Cicciretti, che però col sinistro non inquadra lo specchio della porta. Finisce con la 6ª vittoria in campionato del Picchio, la 4ª fuori casa, la 2ª consecutiva, e la classifica per i bianconeri ora ha davvero tutt'altro aspetto. Allora, torniamo in studio, ricordo domani alle 20.55 Picchio Club, la nostra trasmissione dedicata esclusivamente all'Ascoli Calcio con servizi ed ospiti studio, e come dicevo tra le numerosissime squadre nella carriera di Alessandro Sbaffo anche l'Ascoli, anche se erano altri tempi, no, se non sbaglio, di Silva e Castori, tu eri sì. Ad Ascoli, no? Castori e poi dopo Silva. Sì, fu l'anno non felicissimo diciamo per Castori e dopo subentrò mister Silva. Sì. Segui ancora le sorti dei bianconeri e se sì, mi sembra che quest'anno ci siano i presupposti per una stagione di alta classifica, no? Sì, sì, vedo, sì, ho sempre seguito l'Ascoli,
Anche se sei rimasto una stagione solo, se non sbaglio. Sì, una stagione solo, però vabbè, comunque l'Ascoli, dai, l'ho sempre seguita e sono contento che dopo anni un po' più difficili, quest'anno sembra che... Vabbè, la squadra non è male, eh? E c'hanno dei buoni giocatori. Non è male. Sì. Allora, noi invece scendiamo in Serie C, Girone B, vediamo i risultati della 15ª giornata del girone di andata che si è completata nel tardo pomeriggio di oggi, ma che è partita ieri con la sconfitta dell'Ancona Materica in casa contro il Modena per 1-0. Vediamo il resto del tabellino: Teramo Olbia 2-2, Vispesaro Carrarese 0-0, Viterbese batte Gubbio 2-1, Cesena batte Fermana 4-0, a Grosseto vince il Montevarchi 2-1, ad Imola Reggiana batte Imolese 1-0, Lucchese batte Siena 1-0, Pistoiese Virtus Entella 0-0, Pontedera batte Pescara 2-1. E vediamo la classifica che ormai è benché delineata, perché Reggiana 35, Modena 33 e Cesena 32 si giocheranno indiscutibilmente il primo posto. Poi una voragine: Siena e Virtus Entella 23, Ancona Materica, Pescara, Lucchese, Pontedera 21, Montevarchi, Vispesaro, Gubbio, Imolese 19, Olbia e Carrarese 17, Teramo 16, Fermana 15, Pistoiese 14, chiudono Grosseto e Viterbese con 10 punti. Edoardo Defendi, tu Edoardo hai frequentato molto questo campionato di Serie C, la classifica è chiara, no? Ci saranno tre squadre che si giocheranno il primo posto, il resto a sgomitare per i play-off o per evitare i play-out. Sì, è un girone che stanno dominando quelle tre squadre e che credo che se la giocheranno fino alla fine. Io vedo favorito leggermente il Modena, rispetto alle altre, però non c'è nulla di scritto, quindi se lo giocheranno fino alla fine sarà anche vincente per tutte e tre le squadre questo campionato, insomma. Diciamo che il campionato si giocherà sulla Via Emilia. Ieri invece il Modena ha sbancato il Del Conero per 1-0, una gara comunque segnata da un episodio, quello del gol al 47esimo del primo tempo, quindi praticamente in pieno recupero. Poi l'Ancona Matelica non ha avuto la forza per rendere la vita particolarmente difficile agli emiliani, che però, ripeto ancora una volta, hanno davvero una rosa infinita di quantità e di qualità. Vediamo il servizio. Spazio Conad Ancona, al centro commerciale Conero, è l'ipermercato più grande delle Marche, con i suoi 6.000 metri quadri completamente rinnovati, in cui puoi trovare 40.000 articoli di vendita. Uno spazio di nuova generazione, con una ristorazione per 140 posti a sedere. E un bar caffè Vergnano all'interno dell'ipermercato. E pet store con tolettatura e lavaggio, aperto anche nei weekend, 7 giorni su 7. Spazio Conad, via Scataglini, Ancona. Due premesse su Ancona Matelica Modena. I canarini, che hanno infilato la 7ª vittoria consecutiva e si sono regalati una notte da leader solitaria, sono complessivamente di una spanna superiori ai dorici. Tesser ha una rosa infinita che gli consente anche di ovviare alle assenze importanti e pesanti come quelle accusate ieri. Soprattutto a metà campo si è notato un divario oggettivo indiscutibile che ha permesso agli emiliani praticamente di non correre rischi nel secondo tempo. Altra considerazione è quella che gli episodi stanno girando in un verso assolutamente non favorevole ai biancorossi. Il palo di Rolfini, il gol decisivo di Scarsella, scaturito è vero da una prodezza di Armellino, ma anche da una posizione di offside sulla destra. Il calcio è così e va a periodi. Questo non è uno di quelli favorevoli ai biancorossi ed allora bisogna tener duro, lavorare ed impegnarsi ancora di più in vista di avversari un po' più morbidi. Vero è che la classifica, ancora confortante, va monitorata costantemente, ma nell'ottica comunque di tenere dietro il maggior numero di squadre possibili e regalarsi una stagione senza sofferenze, come era negli obiettivi societari all'inizio di questa nuova esperienza. Oltre 3.000 spettatori al Del Conero per una sfida classica dal sapore antico e con le due tifoserie divise da fiera rivalità. Clima insomma giusto e l'Ancona Matelica parte a sprombattuto e per il gol sembra fatta al sesto. Lungo lancio dalle retrovie, i difensori ospiti pasticciano ed in particolare Baroni. Gagno fa pure peggio, uscendo in maniera scriteriata fuori dai pali. Rolfini ha tutto lo specchio della porta a propria disposizione, ma c'entra il palo quando già i tifosi della tribuna stavano esultando. Il Modena allora si riorganizza, Tremolada svaria su tutto il fronte di attacco, prova un diagonale che deviato sfiora il montante ed è solo calcio d'angolo. L'Ancona tiene bene il campo e dal 36esimo ha un'altra opportunità con Gasperi, che parte dalla propria tre quarti, evita l'intervento di Mosti, si fa più di mezzo campo ma ignora Iannoni che si stava liberando sulla sinistra e spara un tiro sul quale Gagno se la cava in due tempi, non senza patemi.
Poco dopo è ancora Tremolada a manovrare dal limite assist per Armellino, che non ci pensa due volte a tentare il tiro al volo, mancando però lo specchio della porta. In recupero la contestatissima rete, viziata forse da un fuorigioco, l'azione prosegue e Mosti taglia l'area con un cross che sembra destinato al fondo. Armellino invece in spaccata ci arriva ed offre un assist sul quale si fionda Scarsella, che nella sua carriera confidenza con il gol anticipa Vella con un tappin di giustezza e segna il vantaggio. È il fatto che cambierà la storia della partita, perché nella ripresa il Modena si difende con grandissimo ordine e da centrocampo per l'Ancona Mateli, che è una sofferenza. Va un po' meglio con gli ingressi di Papa e Del Carro, mentre Fagioli rileva uno spento Sereni. I canarini però sono sempre insidiosi con le ripartenze come alla mezz'ora, quando Azzi, spostato da difensore esterno ad attaccante, si presenta davanti ad Avella che respinge, poi Tremolada di sinistro cicca clamorosamente la conclusione. Ancora il Modena a sfondare sulla fascia, ma il colpo di testa di Scarsella, che colpisce la traversa, arriva comunque a gioco fermo sempre su assist di Tremolada. Raddoppio sfiorato al 90° con il neo entrato Duca, che fa tutto benissimo, cerca l'angolino lontano che non trova per un soffio. In campo anche Verioni, ancora a 4 punte, ma la sfuriata finale si esaurisce su questa rovesciata di Del Carro, facile preda di Gagno, dunque finisce 1-0 per il Modena, risultato che anche alla luce di quanto abbiamo visto ci può stare. Una squadra, quella di Gianluca Colavito, da ritrovare più moralmente che tecnicamente, anche se per stare più tranquilli un paio di rinforzi pesanti sarebbero opportuni. L'importante è arrivare a gennaio senza affanni e la cosa non è per niente scontata. Eh sì, perché come abbiamo visto la classifica si sta facendo molto corta e molto interessante proprio nella parte centrale, anche se l'Ancona Matelica ha sempre 5 punti di vantaggio importanti rispetto all'ultima posizione della zona play-out, che in questo momento è occupata dal Teramo. Poi nel corso della nostra trasmissione ovviamente vi faremo vedere anche i riflessi filmati di Cesena Fermana. Conosciamo anche un po' meglio Edoardo Defendi, alla sua prima in TV, almeno nella nostra televisione ovviamente. Tu Edoardo sei arrivato a Recanati per una stagione credo importante nel tuo percorso, no? Hai avuto alcune vicissitudini nel recente passato. Cosa ti aspetti proprio personalmente da quest'annata? Bella domanda. Diciamo che sì, io, diciamo, la mia famiglia e i miei amici sono qua, quindi tornavo solo per le vacanze e sentivo questo bisogno per me, per tante cose, di fermarmi. E c'è stata questa chiamata della Recanatese e sono a settembre. Sono andato su una settimana a allenarmi con loro e ci siamo convinti entrambi. E ho trovato un ambiente pulito, leggero, e un bel gruppo, un gruppo con delle potenzialità e ho seguito le mie sensazioni. E avevo bisogno di questo, quindi sono molto felice di essere qui a Recanati, perché sono stati anni complicati per me e come ho già detto prima, andare al campo con la gioia e avere l'entusiasmo di giocare, stare in un gruppo dove ci si vuole bene veramente, dove non ci sono egoismi, dove i personalismi che qualche volta possono deteriorare, no? Anche un certo tipo di rapporto, anche il cosiddetto spogliatoio. C'è un'energia pulita e c'è entusiasmo, è quello che cercavo e che mi fa piacere di farne parte. Quindi io posso solo ringraziare la Recanatese. Per me il passato non esiste, io penso all'allenamento di domani mattina e prossimi giorni, perché mi sveglierò domani contento di andare al campo. Quindi perché per me domani andrate veramente al campo. Domani, esatto, mattina, domani mattina. Poi ne parliamo quindi di questo. Senti, io però, proprio in una intervista telefonica, tu hai detto un po' le stesse cose, parole non di circostanza. Non guardi al passato, io ci guardo, e tu hai ottenuto anche dei risultati importanti, per esempio a Como, dove avevi detto proprio la differenza in quella squadra, in quel campionato, la fece proprio il collettivo. Sì, io vinsi il campionato a Como, poi l'anno dopo ci andò Ale, quindi ci siamo sempre incrociati e mai beccati, ci siamo beccati a casa, tutti e due a casa a 30 anni, dopo 15 anni che ci inseguivamo in giro. Sì, a Como la differenza è stata proprio il gruppo,
ovviamente c'era una rosa di qualità, ma c'erano rose ben più attrezzate. Mi ricordo il Benevento che abbiamo incontrato ai playoff, il Matera, altre squadre, l'Alessandria, erano squadre forti. Ma poi c'era proprio un gruppo che si stimava, che si voleva bene, e poi a tre giornate dalla fine eravamo meno 4, meno 5 dai playoff, e ci si è incastrato tutto bene. Siamo entrati nei playoff e abbiamo vinto noi. Tu ovviamente hai origini lombarde, no? Se non ricordo male. Sì, sono nato a Bergamo. È nel bergamasco. Cosa ti piace delle vecchie Marche? Le Marche, farai uno spottone clamoroso. Ah, le Marche, vabbè, io non puoi non parlarne bene, visto 600-700 turisti l'ho mandate sul conto, perché io altro che Mancini. Sono ormai tra amici che hanno che sono ristoratori, che hanno bed and breakfast, chi ha attività, chi lavora a destra, a sinistra, nelle varie attività del turismo. Io sono innamorato di questi posti e io, per me è casa, perché sono venuto qui quando avevo 9 anni, quindi quando vai a casa, nonostante a volte non riesco a capirlo, però per me casa è qua. E quindi sì, sono il marchigiano, cioè è un buono alla fine, è un buono e con dei valori veri, quindi mi ci riconosco. Basta, mi ci riconosco. No, per carità, non aggiungiamo altro, dai. E quel detto secondo me non è vero, quel detto non è vero. No, vabbè, quel detto non lo diciamo nemmeno. Ma non è vero. Allora, andiamo avanti con i messaggi. Forza Alma Juventus Fano, da Francesco, che salutiamo, poi vedremo il servizio sulla gara di Pietra Melara. Poi ancora ieri in terza categoria, Pieve Bovigliana Sforza Costa, fortuna che l'arbitro ha saputo tenere bene la gara, un tifoso. Insomma, ci occupiamo davvero di tutti i campionati a 360 gradi. Torniamo in Serie C per vedere lo 0-0, in verità poco spettacolare, tra Vispesaro e Carrarese. Vediamo il servizio. L'autonoleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. È un momento di involuzione per la Vispesaro, che non va al di là di un deludente pari casalingo a reti inviolate contro la Carrarese. 0-0 che in fondo rispecchia quanto le squadre hanno prodotto nei 90 minuti, con la Visca avuto solo un finale arrembante nel quale ha sfiorato il vantaggio. Davvero poco, però troppo poco, per sperare di conquistare un successo che manca ormai da quasi un mese. 1-0 con il Gubbio, con due pareggi e due sconfitte nelle ultime 4 partite, seppur con due turni nei quali si sono affrontate Modena e Reggiana. Nei primi 20 minuti le due squadre non pungono più di tanto, con un gioco distribuito prevalentemente a centrocampo. Al 25esimo la prima azione degna di nota, con un tiro al volo di Marcandella centrale, facile presa per il portiere toscano. Dopo una serie di ammonizioni, la prima ed unica vera palla gol del primo tempo arriva nel minuto di recupero concesso, con Galligani che, netto fuorigioco non segnalato, si trova davanti a Farroni e calcia, ma il portiere Vissino si dimostra una sicurezza e riesce a deviare con la difesa, che poi in affanno libera. Nel secondo tempo, al 7esimo, doppia sostituzione in casa Vis, escono Marcandella e Gucci ed entrano Astrologo e Tonzo. Arriva finalmente qualche emozione al 13esimo, ospiti minacciosi, con un tiro da dentro l'area dopo un batti e ribatti, il pallone che esce di poco dallo specchio della porta. Al 16esimo, prima azione di giornata della Vis, con Di Sabatino che in area ospite colpisce di testa da buona posizione, ma spedisce sopra la traversa. Poco dopo altra doppia sostituzione, esce Saccani, prova sottotono ed entra Rubin ed entra Piccinini al posto di Besea. Al 31esimo azione pericolosa della Carrarese, con Giannetti che calcia debole e Farroni blocca senza rischi. Al 33esimo occasione ospite, con la Carrarese che approfitta dell'errore di Cusumano che regala il pallone agli attaccanti sulla loro tre quarti, dove Giannetti calcia ma trova Cusumano che rimedia l'errore di disimpegno con una scivolata. Al 35esimo Banchini effettua l'ultimo cambio, entra De Respinis per Cannavò. Poco dopo Tonzo serve Rubin che mette al centro, dove arriva Piccinini, calcia al volo e pallone che esce di pochissimo, con il portiere ospite che tira stavolta davvero un sospiro di sollievo. Null'altro, nemmeno nei 4 minuti di recupero, pareggio assolutamente equo, ma la Vis deve ritrovarsi. Con i pareggi casalinghi infatti non si va lontano.
Eh sì, guardavamo Luci che se non sbaglio è un classe 1985, quindi ha 36 primavere, ma si difende davvero alla grande, lo conosce ovviamente. Penso che chi è che non lo conosce, no? Sì, sì, no, cioè, ha giocato tante volte contro. A questi livelli. Allora, vediamo il prossimo turno in Serie C. Si inizierà sabato 27 novembre alle 14.30 con Olbia Pontedera, alle 17.30 Siena Grosseto. Poi tutte le altre partite domenica prossima alle 14.30 avremo Carrarese Teramo, Virtus Entella Cesena, Fermani Molese, Gubbio Ancona Matelica, Modena Pistoiese, Montevarchi Vispesaro, Pescara Lucchese, Reggiana Viterbese. A proposito del Pescara, è a forte rischio la panchina di Gaetano Auteri dopo la sconfitta subita dagli abruzzesi oggi a Pontedera. Pescara, una delle grandi delusioni, insomma, la squadra che molti davano addirittura come la più accreditata alla vittoria finale, è a meno 14, ripeto, meno 14 dalla capolista reggiana. Parliamo invece più diffusamente della Recanatese, lo abbiamo detto in un'altra circostanza, Alessandro, l'inizio era stato da incubo, 0-4 con il Tolentino, quando succedono certe debacle o affondi o trovi la forza di reagire, come avete fatto voi, magari complice la sosta che c'era stata la settimana dopo, no, per il forfè della San Benedettese, adesso lo possiamo dire, una sberla che in definitiva è stata salutare. Beh, per adesso sì. E se non ricordo male, un mio compagno questa settimana mi ha detto una frase che proprio alludeva a una cosa del genere, cioè da un atto distruttivo può nascere qualcosa di veramente costruttivo. Ma quindi, è stato distruttivo pesantemente, quando, distruttivo è stato. Quello è stato molto distruttivo e la reazione è stata altrettanto importante e comunque sì, è la realtà, da una difficoltà certe volte se riesci ad unirti riesci a trovare delle energie che magari non sapevi neanche di avere e all'inizio un po' abbiamo pagato il livello di consapevolezza, di sicurezza nei mezzi che però diciamo che è veramente dimenticata quella, sì, no, quella infatti domenica. Diciamo che non ne parliamo più, però Edoardo vi ha dato anche la consapevolezza dei vostri mezzi e del fatto che in questo campionato ne parlavamo a microfoni spenti, no, mentre andava in onda un servizio, questo è un girone molto competitivo per cui dovete essere sempre al 101% in campo. Sì, sì, io ero arrivato da una decina di giorni, quindi è stato per tutti scioccante quella partita, perché inaspettata più che altro, perché in Coppa era 4-1, subito 4-0, dice ma chi siamo, questi, quest'altri, non si era un attimo capito. Però dai, a volte certe cose non vengono a caso e quindi probabilmente è stata quella molla che ti dice ci ha fatto tirare fuori qualcosa in più. E restando delle Marche, Edoardo, da lì è stato un rossiniano crescendo, no? Perché siete andati sempre meglio, anche a Fiuggi forse potevate uscire con l'intera posta e forse siete usciti con qualche rimpianto nonostante il pareggio, ma probabilmente il vostro apice non l'avete ancora toccato, no? Ci sarà ancora da migliorare qualcosa e se sì dove? Ma guarda, secondo me si può sempre migliorare, una squadra che secondo me non deve porsi limiti sul fatto del migliorarsi, quanto può migliorarsi, perché può migliorarsi, quindi può migliorare ad esempio sui calci piazzati, può migliorare nella pronchettezza, può migliorare sugli aspetti difensivi, sulla compattezza, può migliorare sull'espressione del singolo, ma l'unica cosa da perseverare, in cui bisogna perseverare, è questo, lo spirito, che poi sono sicuro che tutto verrà di conseguenza. Verrà di conseguenza, perché di fiori da sbocciare ce ne sono molti, secondo me, in questo prato, il nostro prato, quindi ecco, traducendo, insomma, le potenzialità non sono state espresse ancora del tutto e ci mancherebbe altro. Vediamo questa partita contro il Basso Girardi 2-0, ma nonostante il pensiero dell'allenatore Molisano, che sentiremo poi nelle interviste, è stato, dobbiamo dire, praticamente un monologo. Vediamo. Lo sport ci insegna a realizzare i nostri sogni, a credere che insieme siamo unici. A sfidare i nostri limiti, a non arrenderci mai. Lo sport italiano guida Suzuki Hybrid. Suzuki.
Mosca Automobili, concessionario ufficiale Suzuki, vi invita a scoprire l'intera gamma 2 o 4 ruote motrici nelle sedi di Recanati, Macerata, Civitanova Marche e anche Ancona. Recanatese semplicemente straripante, non lasciatevi ingannare dal risultato finale perché il 2-0 non rispecchia quello che si è visto in campo. La supremazia dei giallorossi è stata totale, frutto di una squadra che sembra giocare quasi a memoria, tra l'altro sfoderando un gioco anche spettacolare. L'unico rilievo che si può fare è quello di non aver concretizzato che una minima parte delle occasioni create, ma una volta sbloccato il risultato tutti hanno avuto la percezione che il più era fatto. Inutile anche fare gradatorie di merito, è il collettivo che gira che è un piacere, quasi a prescindere dai suoi interpreti. Chiaramente nessuno si fa illusioni per aver battuto un onesto, generoso, ma nulla di più Vasto Girardi, ma sarebbe almeno auspicabile che attorno a questa squadra ci sia un pizzico di partecipazione in più, pur tessendo gli elogi ai presenti, proprio per il fatto che si può ammirare un calcio che di questi tempi ed in queste categorie è merce piuttosto rara. Giovanni Pagliari al microfono di Michele Raffa. Sì, sì, abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo creato tantissimo, abbiamo fatto due gol soli però. Per me l'importante è creare le occasioni, l'importante è che c'è questo spirito, l'importante è che il gruppo risponda in una certa maniera e sono contento. Dopo, voglio dire, i gol si mangiano, anche io ho fatto l'attaccante, ne mangiavo un po' di meno per essere sincero, se vogliamo essere proprio sinceri, però va bene così, sono contento dei ragazzi. Una mole di gioco, un carattere di una squadra che ha corso dal primo all'ultimo minuto senza pensare che mercoledì ci sarà un'altra partita. Ma no, adesso ci sono 3-4 giorni, adesso riposiamo domani, da lunedì pensiamo al secondo tempo con il Castelvomano, partita molto difficile perché poi tra l'altro loro daranno il 100% in 45 minuti, ma troverà una squadra pronta, che sta bene, che è consapevole, insomma, che sia una buona squadra. Ecco, questo è quello che volevamo noi. Quanto era importante tornare subito al successo dopo un pareggio che forse anche lì a Fiuggi stava stretto? Ma sai, ripeto, per me adesso è importante vedere le prestazioni, poi la classifica, queste cose qui si vedono a marzo-aprile, se stiamo ancora lì, bene, se no domenica a Fiuggi sì, è vero un pareggio, ma una prestazione superlativa con la prima in classifica, perciò non è che si può vincere tutte le domeniche, noi ce la mettiamo tutte per vincere tutte le domeniche, ma non è facile, l'importante, ripeto, la prestazione è quella su cui io mi baso, insomma, perciò sono molto contento. Il canovaccio dell'incontro è chiaro sin dalle prime battute. Subito ha una grande chance il difensore, l'ex Pacciardi, che sugli sviluppi di un calcio di punizione spedisce fuori da favorevolissima posizione. Poco dopo ci prova l'ispiratissimo Sbaffo dopo una combinazione con Senigalliesi, ma il suo destro viene deviato in corner dal portiere molisano. Spingono forti i padroni di casa, Somma recupera palla, Sbaffo crossa per Defendi che al volo di sinistro colpisce il palo, poi Minicucci non riesce a finalizzare. La rumba prosegue dopo un gol al 22esimo annullato a Sbaffo, bravo comunque ad avventarsi su una conclusione di Raparo e Di Stasio di piede a salvare su Quacquarelli servito ancora da Sbaffo. Al 40esimo cross di Raparo per Defendi, la palla finisce a Senigalliesi che con il sinistro serve l'assist a Minicucci che spara altissimo da ottima posizione. Grida vendetta lo 0-0 con il quale si va a riposo, ma poco male perché la Recanatese passa al quarto della ripresa. Azione personale di Minicucci che salta l'avversario, serve Defendi che con il destro stavolta non perdona Di Stasio. È il sospiratissimo vantaggio che scuote finalmente gli ospiti. All'ottavo Alagia di sinistro dal limite colpisce la traversa, ma immediatamente dopo c'è un mezzo miracolo del portiere ospite su Senigalliesi che ci prova ancora al 12esimo senza successo. Si percepisce chiaramente che per chiudere i giochi manca davvero poco ed allora provvede Sbaffo che sfrutta al meglio un traversone di Senigalliesi per insaccare di testa. Il match si chiude su un tentativo dell'altro ex Guida che al 32esimo costringe Urbietis ad un difficile intervento in due tempi. Poi più nulla con i leopardiani a gestire e godersi questo successo, solo per poco però perché già domani si riprende in vista del completamento del match di Castelnuovo. L'analisi dell'allenatore ospite Prosperi. Mister Prosperi, un Vasto Girardi un po' sottotono, però ha avuto anche qualche buona occasione per colpire e non c'è riuscito forse. Ma probabilmente abbiamo visto due partite diverse,
perché sottotono mi sembra riduttivo. Squadra che ha giocato con che ha giocato contro la squadra forte, candidata a vincere, primo tempo hanno avuto qualche occasione, ne abbiamo avuto una importante con Guida, poi abbiamo preso gol, abbiamo avuto una traversa che forse lei non ha visto e poi abbiamo traversa che noi abbiamo traversato in un'occasione importante per una squadra la più giovane del campionato che è venuta a Recanati a giocarsi la partita con rispetto per l'avversario ma cercando di dargli fastidio. Abbiamo preso la traversa, abbiamo preso il 2-0, abbiamo avuto occasioni per rimetterla in piedi. È normale che forse si dimentica, noi siamo il Vasto Girardi, e siamo una realtà piccola che deve lottare e che secondo me ha fatto una buonissima partita, al netto del valore dell'avversario. Forse si aspettava qualcosa di più dal Trento offensivo, forse? No, il Trento offensivo ha lavorato, ha fatto una grande fase difensiva, si è data da fare. Ha creato occasioni, non abbiamo fatto gol, ma non sempre si riesce a fare 2-3 gol a partita, quindi ripeto, io dei ragazzi sono molto contento perché hanno affrontato la partita, hanno interpretata bene, comunque con personalità, hanno messo a volte in difficoltà anche la Recanatese, quindi onore alla Recanatese che è un'ottima squadra, ma ripeto, credo che abbiamo visto due partite diverse. Cosa può dire questo Vasto Girardi al campionato? Che si deve salvare, all'ultima di campionato, all'ultimissima. Dobbiamo lottare come stiamo facendo, e credo che il percorso che stiamo facendo è ottimo, dobbiamo continuare, dobbiamo lottare contro avversari molto più blasonati e molto più quotati di noi, ma lavoriamo e continuiamo così. Dunque, vediamo i risultati della 10ª giornata della Serie D Girone F, le partite che sono maturate oggi con i suoi risultati. Atletico Terme Fiuggi batte Nereto 2-1, a Pietramelara Fano batte Alto Casertano 2-0, a Monte Giorgio vince il Castelfidardo 1-0, Pineto Vastese 2-2, Recanatese Vasto Girardi appunto 2-0, San Nicolò Notaresco Castelnuovo Mano 3-3, San Benedettese Chieti 0-0, Tolentino batte Matese 2-1, Trastevere batte Porto d'Ascoli 1-0. E quindi il Trastevere, 8 vittorie, 0 pareggi, 2 sconfitte in testa con 24 punti, Fiuggi 22, Recanatese 20, Pineto Porto d'Ascoli 17, Castelfidardo 16, Tolentino 15, Castelnuovo Notaresco 14, Matese 13, Vasto Girardi 12, Fano Vastese Chieti 11, Monte Giorgio 10, San Benedettese 8, Nereto 5, Aurora Alto Casertano 2 punti, ovviamente 2 partite in meno per il Notaresco, una in meno per Recanatese, Castelfidardo, Castelnuovo Vomano e Matese. Dunque, voi Alessandro avete affrontato Trastevere, Fiuggi, Pineto, da queste squadre che impressione hai tratto, visto che dovrebbero essere quelle favorite? Sì, no, noi, a parte che noi abbiamo fatto delle buone gare in queste partite, e sono delle squadre diverse, ecco, magari per esempio il Fiuggi magari è una squadra che ti può far male anche in contropiede, molto compatta. E il Trastevere ha delle buonissime qualità, anche i singoli ho visto delle belle cose, il Pineto è una squadra anche forte, anche molto nei singoli, quindi comunque squadre forti. Adesso ancora è presto perché poi in giro è anche un po' nuovo, un po' però dai, sono delle belle partite, perché anche la partita di domenica loro avevano delle idee, l'allenatore sembra che lavori bene anche dall'anno scorso, quindi comunque vengono fuori delle belle partite, mi sembra che ci siano una buona qualità. Abbiamo visto il tuo gol sul colpo di testa, una specialità della casa? Ho cominciato a fare gol di testa tardi, perché vedi, con la consapevolezza, vedi, è tutta una questione di testa, capito? Giustamente. Con la consapevolezza, c'è stato un paio di anni fa che ho capito che io pensavo di inserirmi, pensavo di colpire di testa, invece non avevo capito niente, però fa parte del gioco anche questo, no? Vabbè, non è che sei così anziano, cioè 30 anni? No, 31, nel senso che poi veramente con la consapevolezza capisci, sei curioso, vai avanti e impari anche, cioè le qualità crescono sempre e questa è una bella arma per me, perché comunque poi sono, cioè, mi piace fare gol di testa. Beh, c'è una bella elevazione. Divertente, ma poi mi diverte segnare di testa. Senti, invece dove ti diverte giocare, proprio come ruolo? Non lo so. Dove capita? Mi diverte giocare in un campo da calcio dappertutto. Ecco, senza ruolo, diciamo. In un campo da calcio dappertutto, ma veramente. Non per scherzo, veramente. Poi
cioè rilegandosi a quello che dicevo prima, la consapevolezza, quando arrivi a 30 anni, 31 anni, capisci veramente, ma veramente, e sei grato, perché ogni giorno andare al campo a giocare a calcio lo faccio come professione. E... che sono un ragazzo fortunato. E se tanto, lo capisci dopo, e adesso me lo godo, cioè me la godo veramente, quindi... E il ruolo per me non è mai stato un problema, ma perché ho avuto sempre la caratteristica di essere duttile. Anche l'anno scorso ho fatto tante volte l'attaccante, e non abbiamo mai problemi, ecco, con il mister per decidere un po'. Ogni tanto sono un po' naif, vado un po' così, però non è un problema questo. Naif o quasi anarchico. Però ripeto, quello che hai detto è importante, insomma, l'importante è essere su un campo da calcio, essere fortunati a fare questa professione. C'è un aspetto che io ho sottolineato nel servizio, cioè sappiamo che Recanati è una piazza non caldissima, anzi piuttosto tiepida, ecco, le 200 persone che vi seguono abitualmente, che vi sono affezionate, debbono essere elogiate, però ecco, questa è una squadra che meriterebbe un sostegno maggiore, voi potete farci poco. Ma Edoardo, credo che la vostra vittoria più bella sia proprio quella di riportare un buon pubblico allo stadio. Anzi, non di riportare, di portarlo proprio. Guarda, mi coglio un po' impreparato su questa domanda, nel senso che la tradizione di Recanati come seguito della squadra non la conosco appieno, però se devo fare un appello lo faccio volentieri, nel senso... Se venite, cioè, venite divertite. Esatto, sicuramente vedranno una squadra che col sorriso cerca di divertirsi e divertire, quindi dandoci dentro. Esatto. Adesso vediamo un servizio che interessa molto la Recanatese, prima di tutto perché vedremo la capolista Trastevere e poi perché il Porto d'Ascoli sarà l'avversario di domenica prossima, proprio della formazione giallorossa. Allora vediamo Trastevere, gli highlights di Trastevere Porto d'Ascoli. Buon pomeriggio amici ascoltatori e bentrovati da Carlo Bellotti al Trastevere Stadium in Roma, decima giornata di Serie D, Girone F, di fronte Trastevere e Porto d'Ascoli. Rientra e poi aspetta il momento giusto per andare a cercare Squerzanti in area di rigore. Squerzanti la sposta col tacco, poi il mancino a cercare Monni, tutti a vuoto, la palla che rimane lì, la penna non arriva. Alessio Lo Porto prova a rientrare, bravo però Verdesi che gli strappa la palla, prova a partire, Verdesi ingresso in area di rigore, deve fermarsi, poi si gira, attenzione l'inserimento, il destro, ancora qualche istante, adesso arriva il fischio, la rincorsa di Crescenzo, il pallone sul secondo palo, colpo di testa di Tarantino che però spedisce fuori, fischia il direttore di gara, Napolano col destro, il pallone si abbassa e accarezza il palo il compagno, poi il pallone profondo, Tarantino raccoglie, attenzione a Napolano in area di rigore, carica il mancino, Semprini in calcio d'angolo, nuovamente Crescenzo a mettere fuori, il pallone raccolto però da Rossi che va a rimetterlo al centro, poi la rovesciata fuori, incredibile giocata qui però, che adesso riceve la rimessa, cerca l'1-2, alla fine chiuso per un attimo, poi la penna, forse qualche protesta, ancora la penna che carica il destro, traversa, clamorosa occasione per il Trastevere, ancora però insiste la squadra di Mazza, Crescenzo, arriva il cross, Monni anticipato all'ultimo, poi si coordina la penna, deviazione, ed è il gol di Proia, passa il Trastevere, 1-0 per i ragazzi di Mazza. Senza fallo, ma non è finita. D'Alessandro scivola, non c'è il fallo, allora può partire il contropiede del Trastevere, 4-3, porta palla alla penna, ancora la penna, la sposta sul mancino, la penna allarga tutto verso Monni che calcia alto, viene incontro Rossi che la gira di prima dove non ci sono compagni, Lo Porto a cercare Monni, la spizzata, attenzione, velocissimo in area di rigore, Squerzanti, ancora Squerzanti e questa volta testa che si supera. Credo andrà il capitano numero 10 del Porto d'Ascoli. Fischia Gian Quinto, parte Napolano, il pallone che spiove sul secondo palo, colpo di testa e poi arriva il gol di D'Alessandro, ma è tutto fermo, si è alzata la bandierina del guardialine, allora fuori gioco. Si ricomincia allora, Proia, cercare proprio Corsetti, la spizzata verso Monni. Tocco di ritorno per Corsetti, ancora Corsetti, ancora il numero 20 che allarga tutto, la penna! Spara a salve però. Anzi, sì, si trattava del entrato Battista, attenzione, eccolo Napolano, pallone che arriva e poi occasione incredibile sui piedi di Battista, ancora Battista, poi deve sterzare, lo fa Napolano,
Arriva il cross adesso, colpo di testa Semprini e poi Giordani fuori, occasionissima Porto d'Ascoli. Molta sostanza per Calderoni in mezzo al campo, comunque si è ripreso. Napolano, Tarantino senza fallo, Corsetti in area di rigore, la sposta sul mancino, poi il pallone a metà tra un tiro e un cross che viene allontanato. Crescenzo, il movimento di Crescenzo, il pallone che arriva e poi testa a bloccare. Battuta che arriva, colpo di testa e si dispera, Schiba con la testa per Bai, Corsetti largo, riceve il numero 20 che poi prova a mettere in movimento Bai, c'è l'uscita di Finori, Bai in anticipo, Bai per pochissimo, non trova un gol pazzesco, si dispera anche il pubblico. Il numero 11 deve fermarsi vicino a sé Pasqualini, prova a servirlo col tacco, riesce a farlo, arriva il cross sul secondo palo, il destro fuori, clamoroso. Siamo arrivati al 50esimo, infatti finisce qui. Morale del discorso, Alessandro, tu mi hai raccontato che l'hai vista la partita, il Porto d'Ascoli forse meritava di uscire con qualcosa da... Mi è piaciuta, sì, il Porto d'Ascoli, sì, mi è piaciuta, ho avuto anche l'occasione di Trastevere, però il Porto d'Ascoli non l'avevo vista, non la conoscevo bene, ha fatto una buona gara. Secondo me meritava anche il pari. Assolutamente sì. Parliamo di voi però, Edoardo, perché domani mattina vi allenate, non vi allenate a caso, perché mercoledì c'è questo completamento della partita di Castelnuovo Mano, dove saranno giocati 43 minuti più eventuale recupero. Si parte dall'1-0 in vostro favore. Tutte le energie concentrate in un tempo, come si interpreta un po' questa partita particolare, anche se la Recanatese ha avuto già un'esperienza l'anno scorso in tal senso? Per me è un'esperienza nuova, voi avete avuto... Sì, l'anno scorso con il Tolentino, no? La partita fu, ti ricordi, no? Fu sospesa, però era la mezz'ora del primo tempo più o meno, sempre sull'1-0. Io ho giocato solo la seconda, la prima non c'era, ero infortunato. Sì, 43 minuti, 43 minuti? Sì, dal secondo della ripresa. Sicuramente sarà una cosa, una partita atipica, sicuramente saranno... Io prevedo una partita con dei ritmi molto elevati e loro partiranno sicuramente forte, anche perché inconsciamente vuoi non vuoi tu stai perdendo una partita 1-0 e hai 40 minuti di tempo, non 90, per cercare di ribaltarla. Noi dovremmo stare sereni e fare come abbiamo sempre fatto e penso che poi possiamo dire la nostra anche mercoledì, insomma. Intanto prova a risalire la china il Fan, era la prima partita di Roberto Cappellacci sulla panchina granata, non era sulla carta un compito difficile sul campo del fanalino di coda, però poi portarle a casa queste partite non è mai semplice, la qualità delle immagini è scarsa, comunque vi proponiamo il servizio appunto su Aurora Alto Casertano, Alma Juventus Fano, vediamo. Buona la prima per Roberto Cappellacci sulla panchina dell'Alma. Il neotecnico fanese insieme alla sua squadra espugna il campo dell'Aurora Alto Casertano, inguaiando ulteriormente i campani all'ottava sconfitta in campionato su 10 e sempre più soli all'ultimo posto in classifica. Era insomma un'occasione da sfruttare per i Granata, che non se la sono lasciata sfuggire, anche se la risalita della classifica appare sempre molto molto ardua. La gara di Pietramelara si è risolta nel primo tempo, nel quale comunque il Fano ha dimostrato la sua netta superiorità. La partita si sblocca al quarto d'ora, un'incursione sulla sinistra viene fermata in questo modo da un difensore dei padroni di casa. Per l'arbitro, Agostoni di Milano, è calcio di rigore e dal dischetto Casolla ha trasformato spiazzando il portiere Kuzmanovic con un tiro centrale ma efficace. Poco prima della mezz'ora il raddoppio è nato dagli sviluppi di un calcio d'angolo, dopo un rinvio della difesa e Licaggio con un destro a trovare l'angolino dove l'estremo campano non può arrivare. 2-0 è, come si suol dire, partita in ghiaccio. Poco da segnalare oggettivamente nella ripresa. Al 25esimo fuga sulla sinistra di Russo che punta l'avversario, tenta la conclusione con Kuzmanovic che si rifugia in calcio d'angolo. Sterili le iniziative campane con Zafestas, chiamato ad un lavoro poco più che di ordinaria amministrazione. Domenica per il Fano un test decisamente molto più probante contro il Pineto. Intanto 3 punti sono nel carniere ed era la cosa che decisamente contava di più. Sì, intanto diamo un'occhiata infatti alla prossima giornata, vi abbiamo anticipato che c'è Fano Pineto e che c'è anche Porto d'Ascoli Recanatese, che sarà
una partita dall'alto coefficiente di difficoltà per la Recanatese che, ripeto, mercoledì completerà il suo match di Castelnuovo. Vediamo invece le altre partite: Castelfidardo-Tolentino, Castelnuovo-Fiuggi, Chieti-Notaresco, Matese-San Benedettese, Nereto-Trastevere, Vastese-Montegiorgio e Vasto-Girardi-Aurora-Alto-Casertano. Alessandro, non ti chiedo nulla del tuo passato calcistico perché ne abbiamo parlato l'anno scorso, quindi il problema si risolve da solo. Come immagini invece o auspichi il tuo futuro prossimo calcistico? Adesso tu mi dici, sono concentrato su mercoledì e non ci penso. No, noi partita per partita. No, scherzo. O come lo vorresti? Come lo vorrei? Lo vorrei... lo vorrei così, così come sta andando adesso. Cioè, Edoardo ha utilizzato un termine leggero. Sì, utilizzavo sempre dei bei termini, pulito, leggero. Li prendo in prestito, li faccio miei. No, ma... c'è lo sponsor della però, no, la cosa è che è semplice dire, è un po' una cosa detta e ridetta, no? Il gruppo è... creare un clima sano dove i giovani possano... Però forse veramente questa volta è così. E io voglio far parte di una situazione così. Non riuscirei a far parte di un altro tipo di situazione. E questa è la cosa che quando siamo venuti qui a Recanati e parlavamo col direttore che abbiamo fatto questa cosa di venire qua a Recanati l'anno scorso, era un po' il nostro sogno e devo dire che lavorate per realizzarlo. Ogni volta c'è sempre un anellino in più, una cosa in più che mi fa pensare che è la strada giusta e in questo clima qui succedono sempre cose positive che creano armonia. A parte i risultati sono una conseguenza, ok? Però mi piacerebbe stare in una squadra dove per esempio i giovani possano venire e diventare non solo dei giocatori migliori ma anche delle persone migliori e dove ci siano veramente dei valori giusti perché e poi anche perché la Serie D è divertente perché non c'è il VAR, è un campionato più bello ormai. Il vero campionato degli italiani è la Serie D. Perché se tu guardi, anche in Serie C non c'è il VAR. Sì, la Serie C e la Serie D. È bello, poi domenica c'erano i ragazzini allo stadio. È bello, dai, un calcio un po' romantico, no? Intanto a Fano ripartire un po' dalla romanticità, bella storia. Non sarebbe male. Intanto a Fano cresce l'entusiasmo, forza Fano, forza Alma, ci rifaremo presto, nel senso di risalire la classifica. In confidenza però, tra i tifosi più appassionati c'è il vostro presidente, no? Perché prima di tutto è un vostro tifoso. Ma non vi ha chiesto nulla? Cioè non vi ha detto, ragazzi, quest'anno dobbiamo fare... No, a me no. Bravi ragazzi, siete una bella squadra. L'ultima sì. Parola che ha detto. Lui è contento, poi gli piace venire allo stadio. E... Beh, è una presenza molto positiva. La passione non gli manca assolutamente. Sì, è un appassionato di sport. È una presenza positiva per noi quando c'è. Allora, vediamo i risultati dell'undicesima giornata invece del campionato di eccellenza, poi ne parlerà diffusamente Giuliano Gubinelli con i suoi ospiti, questi risultati che sono maturati oggi. Atletico Azzurra Colli batte Fabriano Cerreto 4-0, Forza Empronese batte Atletico Ascoli 2-0, a Grottamare vince la Vigor Senigallia 3-1, a Iesi Valdichienti Ponte batte Iesina 1-0, Urbino batte Piagianazzaro 2-1, a Marina San Giustese batte Marina 1-0, Pontefano batte Atletico Gallo 3-1, San Marco Servigliano Urbani 0-0, ha riposato il Porto Sant'Elpidio, Vigor Senigallia in testa con 25 punti, Forza Empronese 21, Marina 19, Azzurra Colli e San Giustese 18, Atletico Ascoli 17, Urbani a 16, Iesina e Montefano e Atletico Gallo 15, Valdichienti Ponte e Porto Sant'Elpidio 14, Biagio-Nazzaro 10, Grottamare 8, Urbino e Fabriano Cerreto 6, chiude il San Marco Servigliano con 2 punti. Grazie ad Alessandro Sbaffo ed Edoardo Defendi della Recanatese, in bocca al lupo ragazzi per i vostri prossimi impegni. Grazie. E buon proseguimento di trasmissione. Grazie, grazie a voi, buona serata. E andiamo avanti noi con i servizi vedendo il derby marchigiano che si è giocato oggi a Montegiorgio, la vittoria del Castelfidardo per 1-0, ce la racconta Simone Caraceni. Mm-hmm.
Una pizza che non si scorda. Il piacere di ballare. Il luogo giusto per ritrovarsi con gli amici. È lo chalet I Due Re, ristorante pizzeria a Civitanova Marche. Un compleanno, la laurea o semplicemente la voglia di stare insieme in un ambiente che fa spettacolo. I Due Re, ristorante pizzeria, lungomare Piermanni, Civitanova Marche. Il derby tra Montegiorgio e Castelfidardo anima la decima giornata di andata di Serie D Girone F. Il Montegiorgio di Mengo si affida al fattore campo per cancellare la sconfitta di Vasto Girardi e abbandonare i piani pericolanti della classifica. Il giovane e rinnovato Castelfidardo di Manoni vive un periodo di leggera flessione, pari con il Matese, sconfitta con la Samba, rinvio per Covid del match casalingo con il San Nicolò Notaresco. Montegiorgio con il tradizionale 4-3-1-2. Nardella rifinitore dietro Albanesi e Spagna, qualche ritocco alla linea di difesa con Misin adattato come laterale di destra, Puca e De Meglio centrali, Donzelli sulla corsia di sinistra, Ficola out per infortunio. Il Castelfidardo recupera Cardinali e Marcelli mentre Rizzi e De Cesare si accomodano in panchina. Manoni presenta una disposizione tattica speculare al Montegiorgio con Bracciatelli trequartista a ridosso delle punte, Bracconi e Cardinali. Dirige Ferrara della sezione di Roma 2. Prima incursione del Castelfidardo all'ottavo, Marcelli deposita un pallone delizioso dalla destra, ma Bracciatelli non ha il tempo per coordinarsi per la conclusione. Sulla ripartenza dell'azione, tocco smarcante di Rucci per Albanesi che cerca il primo palo, conclusione radente, De Malia non si fa sorprendere. Al diciannovesimo Rucci rientra sul destro e calcia, pallone largo non di molto. Al 22esimo Spagna si invola sul filo dell'offside, determinante il recupero in velocità dell'ex Baraboia. Al 28esimo pericoloso il Castelfidardo, Fermani indovina il tempo di inserimento in area, ma l'errore nel controllo è fatale per il 2001 biancoverde. Il Montegiorgio non disdegna l'attacco sulla profondità. Al 36esimo Spagna, lanciato da Omiccioli, resiste al ritorno di Gega e riesce a concludere. De Malia in uscita sbarra la strada al bomber del Montegiorgio. Castelfidardo attivo in fase di pressing, al 42esimo prezioso recupero alto di Bracciatelli che prova a mandare in porta Cardinali, tradito anche in questa situazione da un controllo infelice. Al 45esimo nel pieno del recupero, doppio tentativo di Spagna e Donzelli, ma il muro del Castelfidardo neutralizza la minaccia. 0-0 all'intervallo. Montegiorgio molto propositivo in avvio di ripresa, al primo Zancocchia dalla destra cerca Spagna nel cuore dell'area, il numero 9 del Montegiorgio lascia scorrere ma non arrivano compagni a rimorchio. 40 secondi più tardi Puca può sfruttare una respinta corta della difesa fidardense ma calcia clamorosamente alle stelle. Montegiorgio arrembante, ancora una manciata di secondi e Misin si sgancia sull'auto di destra, cross interessanti in area ma Spagna e Rucci non ne approfittano. Al quinto occasione colossale per gli uomini di Mengo, Rucci dalla sinistra per la conclusione a botta sicura di Nardella. Mataloni si stende sul manto erboso del Tamburini, salvando il Castelfidardo da una probabile capitolazione. Manoni corre ai ripari, soprattutto in mezzo al campo, fuori Oxa e Fermani, dentro Palladini e De Cesare. Montegiorgio proteso in avanti ma più vulnerabile sui ribaltamenti di fronte. Al 13esimo Bracciatelli orchestra e rifinisce, Bracconi magistrale nella preparazione e nella conclusione ad incrociare, pala nell'angolino basso, nulla da fare per Gagliardini. Castelfidardo avanti paradossalmente nel miglior momento del Montegiorgio che ora traballa. Al 16esimo Cardinali al tiro ma la difesa di casa fa quadrato e salva la porta. Mengo inserisce un terzino di spinta come Duanè e l'ex Perpe Pai in avanti, fuori Misin e Nardella. Al 20esimo Omiccioli al tiro, su schema da calcio piazzato, solo corner per il Montegiorgio. Al 25esimo spazio centrale per Bracciatelli che arma la conclusione con il destro, pallone alto non di molto. Castelfidardo ancora pericoloso al 29esimo, Bracconi in stato di grazia supera Duanè e scarica per Cardinali dopo un'eccellente progressione, palla al piede. La difesa del Montegiorgio si salva ancora alla disperata. Alla mezz'ora i palloni di casa si rendono pericolosi su palla inattiva. Sfera prolungata sul secondo palo, Spagna in estirata trova solo l'esterno della rete. Replica della squadra di Manoni un minuto più tardi, tiro strozzato di Bracciatelli che attraversa tutto lo specchio dell'area di porta. Ancora un brivido percorre la schiena di Gagliardini. Mengo gioca le ultime carte, fuori Zancocchia, Rucci e Donzelli per Santoro, Rigen e Mandolesi. Palloni di casa con tre attaccanti più Albanesi per agguantare il pari. Al 39esimo Santoro da fuori imprime solo potenza al suo destro. Al 43esimo Omiccioli dalla destra calibra sul secondo palo per la testa di Mandolesi che in tuffo non incontra.
inquadra clamorosamente la porta. Recupero Fiume di 5 minuti, anche Gagliardini in area del Castelfidardo per sfruttare i calci piazzati, ma gli ospiti non corrono rischi e portano a casa l'intera posta in palio. Il pari avrebbe meglio rispecchiato l'andamento di un match equilibrato e ricco di occasioni tra due collettivi molto simili per modulo tattico e mentalità. La concretezza sotto porta del Castelfidardo ha segnato la lieve ma decisiva differenza. Sentiamo le voci dei due allenatori. Mister Manoni, dopo un periodo meno brillante, almeno sul piano dei risultati, una vittoria che ci voleva per ripartire. Sì, periodo meno brillante no, perché comunque nelle ultime 5 partite abbiamo perso San Benedetto, che ci può anche stare. Domenica non abbiamo giocato, quindi però era importante soprattutto dare una risposta dopo 2 settimane che magari non eravamo scesi in campo, avendo una squadra giovane che magari staccando la spina difficilmente, la cosa difficile era riattaccarla con lo stesso atteggiamento, con la stessa forza che in questo ultimo periodo ci ha portato a fare risultati importanti, quindi ho ricevuto delle risposte positive alla squadra. Molto brava la sua squadra a resistere alla sfuriata iniziale nel secondo tempo del Monte Giorgio e nel momento paradossalmente di maggiore difficoltà a piazzare il gol poi della vittoria. Sì, diciamo il secondo tempo, i primi 7-8 minuti abbiamo sofferto, abbiamo perso un po' le distanze, soprattutto in mezzo al campo. Ci sta anche, poi dopo abbiamo messo alcune forze fresche, ci hanno dato una mano, giocatori importanti che comunque sanno che qui nessuno è indispensabile, ma tutti sono utili, e hanno sposato questa causa e io sono contento soprattutto anche delle persone che magari entrano a partita in corso e dimostrano di sapersi stare e di far bene. Mister Mengo, una punizione sicuramente severa per la sua squadra al termine di 90 minuti equilibrati, avete avuto le vostre occasioni, dove è stata secondo lei la lieve differenza? Che il calcio è bello per questo, nel senso abbiamo creato tanto, abbiamo concluso veramente poco a seconda delle occasioni che abbiamo avuto, arrivavamo sempre lì, c'era la sensazione che potevamo far gol, non ci siamo riusciti. Poi penso al primo o il secondo errore che abbiamo fatto, ci hanno punito, poi il calcio è questo, poi cerchi di recuperare una partita, non è facile, un peccato, perché secondo me è stata fatta, devo essere sincero, non una cattiva prestazione. Paghiamo sempre comunque su prestazioni fatte bene. Dopo il calcio, ripeto, è bello per questo, chi fa gol è il vincitore e prende i meriti, chi perde deve stare zitto, leccarsi le ferite e lavorare durante la settimana. Avete creato tanto, nonostante un Castelfidardo che vi ha pressato molto, vi ha costretto anche a giocare qualche palla lunga di troppo rispetto alle vostre tradizioni, dov'è che potete migliorare nella finalizzazione o negli inserimenti dei centrocampisti? Ma sapevamo che Castelfidardo sarebbero venuti qua e ci venivano a prendere alti, però ripeto, abbiamo cambiato modo di giocare, ma le occasioni ce le abbiamo avute lo stesso come le altre volte, siamo stati meno, più sporchi, non sempre puliti nel modo di giocare, però ripeto, stiamo guardando dettagli dove secondo me abbiamo fatto una prestazione dignitosa, il risultato è molto negativo secondo me della prestazione che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un secondo tempo inizialmente dove abbiamo creato veramente tanto e alla prima distrazione abbiamo preso gol subito, poi ripeto, la partita si è incanalata in quel modo lì, ci abbiamo avuto anche altri modi per pareggiarla, non ci siamo riusciti fino a quel momento. Sul gol loro mi sembra che abbiamo creato tanto, anche Spagna il primo tempo a tu per tu, Nardella a botta sicura dal dischetto, cioè abbiamo fatto la nostra prestazione, solamente che in questo momento paghiamo troppo i nostri errori e non riusciamo a valorizzare le nostre azioni che creiamo in avanti. Bisogna solamente, ripeto, leccarsi le ferite, lavorare. Stiamo alla 10ª giornata, abbiamo tutto il tempo per migliorarci, perché secondo me non manca tanto, perché ripeto, fino a quando c'è la prestazione, c'è la voglia, c'è lo spirito, è tutte cose positive. Non manca tanto per cercare di tirarci fuori, ma sicuramente la medicina migliore è il lavoro.
Cari amici e cari amiche delle Marche nel Pallone, buonasera, bentrovati e benvenuti a questa seconda parte del nostro programma che accade, avviene e regolarmente in diretta, talmente in diretta che vi do immediatamente, subitaneamente, istantaneamente l'aggiornamento del posticipo di Serie A. Si ritorna alla Serie A dopo la settimana scorsa quando c'erano state le qualificazioni a Qatar 2022, ritorna alla Serie A stasera, posticipo di tutta evidenza perché Genoa-Roma ancora stanno sullo 0-0, ma perché è importante? Perché oggi questo posticipo segna l'esordio da allenatore in panchina di Andriy Shevchenko, grande campione del Milan, oggi in panchina al Genoa. Domani si completerà la 13ª giornata del campionato di Serie A con due posticipi, il primo alle 18.30 Verona contro Empoli, poi il posticipo di domani sera ore 20.45 Torino contro Udinese. Passiamo dalla 13ª giornata del campionato di Serie A, massima serie, alla massima serie del dilettantismo, calcio dilettantistico regionale, che però è arrivata alla 11ª giornata, abbiamo due giornate in meno, però è importante questa 11ª giornata, perché? Perché tra poco vedremo cosa è successo, e poi soprattutto perché matematicamente inizia a essere un terzo praticamente esatto del torneo, perché ci sono 17, ci sono praticamente 16 partite, 32 tra andata e ritorno, ne abbiamo già giocato 11, 22, 33, quindi praticamente un terzo di campionato ce lo siamo già bevuto e giocato allegramente. 11ª giornata di campionato importante perché sono successe delle cose, perché adesso cominciano a venire fuori davvero i reali, concreti e importanti valori delle squadre che compongono il campionato di eccellenza. Cosa è successo oggi? Lo vediamo subito insieme. Allora, la Vigor Senigallia vola in classifica, la Vigor Senigallia che espugna il Pirani di Grottammare per 3-1, ma era andata sotto la Vigor Senigallia per un gol di Gianluca Adami, ribalta nella ripresa la squadra di mister Clementi il risultato con le reti di Pesaresi, ma prima ha segnato Mancini, poi Pesaresi e Maggi Galluzzi. Vigor Senigallia, capolista 25 punti, segna in classifica un solco di 4 punti dalla seconda posizione, che non è più occupata dal Marina, che oggi perde in casa 0-1 con la San Giustese, gol di Monserrat, ma il Marina a causa di questa sconfitta è stata scavalcata in classifica dal Fossombrone, il Fossombrone che vince 2-0 in casa contro, secondo me era uno scontro diretto per le posizioni della classifica, contro l'Atletico Ascoli, mai domo, ma viene domato per 2-0 grazie alle reti di Rovinelli e Zingaretti. Fossombrone che continua ad avere la migliore difesa del torneo e soprattutto continua a non prendere reti. Dopodiché abbiamo già detto del Marina, abbiamo detto della San Giustese. Marina però c'è da dire che sta facendo un buon campionato, però se vai a vedere ultime 4 partite solamente un punto per la squadra bianco-celeste di Marina, quindi attenzione. Poi risorge, riemerge, più che risorge riemerge l'Atletico Azzurra Colli che rifila un poker, una quaterna di reti al Fabriano Cerreto, che quaterna di reti che portano la firma di doppietta di Fazzini, poi Iari Iachini e Renzi. Qui in questo caso risorge il Val di Chianti Ponte del neotecnico Dario Ruben Bolzan che espugna il Pacifico Carotti di Iesi per 1-0 grazie a una rete quasi allo scadere negli ultimi minuti del match di Del Brutto. La Iesina però può recriminare solamente contro se stessa, perché sullo 0-0 la Iesina aveva fallito un calcio di rigore con Bomber Perry. Andiamo avanti, secondo punto consecutivo del San Marco Servigliano che fa 0-0 in casa contro l'Urbania, poi due vittorie, quella del Montefano per 3-1 contro l'Atletico Gallo, erano passati in vantaggio i gallorini con una splendida punizione di Belkaid, di cui dopo vedremo i riflessi filmati, anche qui ribaltamento nella ripresa d'opera dei Viola del Montefano con reti di Cheriota e di doppietta di Dell'Aquila. Infine l'ultima partita è sempre un'altra vittoria, l'LMV Urbino che viola il proprio campo, sì, viola il Montefeltro, perché non aveva mai vinto al Montefeltro fino adesso l'LMV Urbino, oggi ci riesce contro la Biagio Nazaro Chiaravalle, le reti 2-1 finisce la partita
partita. Reti portano la firma di Cissé e Calvaresi, inframmezzati però dal pareggio di Ruzier. Parleremo diffusamente di questa undicesima importante giornata del torneo di eccellenza con due ottimi virgulti, due grandi giocatori, due talentuosi giovani che faranno parlare di sé, di loro, nel futuro della loro progressiva carriera da calciatori. Sono con noi Riccardo Cantarini e Sebastian Giuli, entrambi buonasera, giovani talenti del Porto Sant'Elpidio. Intanto grazie di essere con noi. Grazie a voi. Allora, intanto Riccardo Cantarini, se mi fate un primo piano, ha una vaghissima somiglianza con un attore inglese che si chiama John Hannah, è uno degli attori principali, no? Lui è Riccardo Cantarini, l'altro è Sebastian Giuli, ha una vaga somiglianza con John Hannah, attore di uno dei film più famosi che ha fatto, è Quattro matrimoni e un funerale. Però a parte questo, parliamo di matrimoni, parliamo di questa undicesima giornata del torneo di eccellenza. Riccardo, allora Riccardo, c'è qualche risultato di questa giornata che ti ha stupito, ti ha colpito? Ma mi ha colpito un po' il Val di Chienti, che sembrava che si trovava in un momento un po' difficile, che però è riuscito a portare a casa 3 punti in un campo difficile, molto difficile. Oltre questo? No, per il resto... La Vigor Senigallia continua a vincere ed è prima in classifica, scontro diretto Fossombrone Atletico Ascoli, vinto dal Fossombrone. Sì, credo che il Fossombrone comunque sia una squadra molto blasonata e quindi con Senigallia sono le due favorite per la vittoria finale del torneo, secondo me. Riccardo Cantarini, classe 2003, Sebastian Giuli, classe 2002, quindi veramente forse ti starai chiedendo chi è quell'attore che ho citato prima, John Hahn, guardati quel bel film che si chiama Quattro matrimoni e un funerale, troverai una vaga somiglianza con un attore. Detto questo, Sebastian, volevo sapere da te un commento su questa giornata di campionato, anche in relazione alla classifica però. Sì, come ha detto Riccardo, mi ha sorpreso il Val di Chienti, e poi la Vigor Senigallia che comunque continua a macinare punti, ma non guardo molto la classifica, penso partita dopo partita alle squadre che dobbiamo affrontare. Riccardo, siamo già a un terzo del torneo, che valori sono emersi, cosa è emerso in queste 11 partite? Ma possiamo dire che comunque è un campionato equilibrato, è un campionato difficile, che ogni squadra può battersela con tutti e quindi... Anche a San Marco, no? Anche a San Marco, era quasi disperato, adesso l'ultima partita è 2 punti. Esatto, infatti non c'è nessuna squadra è minore ad altre, siamo tutti sullo stesso livello secondo me, ogni squadra se la può battere con tutti. Sebastian? Sì, anche a me il Servigliano... Cosa è emerso in queste 11 partite? C'è qualcosa che è emerso? Ad esempio un filone, poi lo vedremo, ci sono squadre con attacco mitraglia come la Vigor Senigallia, quindi hanno un gioco offensivo, quindi attenti a voi perché domenica andrete proprio al Bianchelli, al Goffredo Bianchelli di Senigallia. Sono squadre come la Forsempronese che non beccano gol nemmeno a sparargli con una contraerea, queste sono ormai tendenze diciamo solidificate dopo 11 partite, no? Sì, io credo che ogni settimana dobbiamo affrontare al meglio la partita che abbiamo e senza guardare classifiche e altro, siamo tutti sullo stesso piano, tutte le squadre, chi più chi meno, e quindi dalla prima all'ultima io affronto le partite sempre allo stesso modo, sempre dando il massimo. Allora, Sebastian non guarda la classifica, io però la guardo e oggi che avete riposato, il Porto Sant'Elpidio è a quota 14, siete stati agganciati oggi dal Val di Chianti Ponte, dal Montefano, anzi no, il Montefano vi aveva anche superato, quindi oggi che avete riposato, cosa che tocca ciclicamente una volta all'andata, una volta al ritorno a tutte le 17 squadre del torneo di eccellenza, oggi avete perso dei punti, tra virgolette, non giocando, o meglio, le vostre concorrenti per il vostro obiettivo hanno fatto punti, hanno vinto, secondo te? Eh sì, hanno vinto, tranne forse il Grottammare forse ha lasciato qualche punto che poteva agganciarci, mentre però il Val di Chienti ha vinto e cioè, sono praticamente con gli stessi punti nostri, quindi forse già ben realizzato questo il Val di Chienti in questo fatto.
Sebastian, una situazione, una sensazione più che situazione, forse anche situazione, però una situazione, una sensazione strana, quella di riposare, no? Un turno di riposo così a metà, sì, diciamo, insomma, che a metà del giorno di andata. Un turno di riposo più, che è servito per staccare un attimo dal campionato e poi per tornare la prossima settimana con la testa su, sul nostro campionato. Ah, tra l'altro non vi ho detto prima, certo che il posticipo di Serie A, Genoa-Roma, stavano facendo 0-0, ma in contemporanea sta giocando anche la Serie B, ovvero una partita di Serie B, ovvero Pisa-Benevento 1-0, gol di Jonathan Cohen, giocatore israeliano del Pisa. Non gioca il baby talento altissimo Luca, ma c'è un altro grande giocatore nel Pisa di cui si parla poco, oggi peraltro era in panchina, ma grande giocatore, si chiama Giuseppe Sibilli. Adesso noi ci vediamo invece il servizio di Serie D tra Tolentino e Matese. Ha vinto il Tolentino per 2-1, quindi complimenti al Tolentino, anche perché il Matese è una squadra tosta, difficile, hanno segnato Capezzani e Nonni, e per il Matese ha segnato quel Luis Alfaguem di nazionalità argentina che per tanti anni ha calcato i nostri palcoscenici di Serie B, anche di Serie A e soprattutto di Serie C. Anche nella San Benedettese ha giocato. 2-1 del Tolentino contro il Matese, poi siamo di nuovo qua. Lo sport ci insegna a realizzare i nostri sogni, a credere che insieme siamo unici, a sfidare i nostri limiti, a non arrenderci mai. Lo sport italiano guida Suzuki Hybrid. Mosca Automobili, concessionario ufficiale Suzuki, vi invita a scoprire l'intera gamma 2 o 4 ruote motrici nelle sedi di Recanati, Macerata, Civitanova Marche e anche Ancona. Ritorna al Della Vittoria la formazione Cremisi in cerca dell'immediato riscatto dopo la sconfitta nel derby di Fano. Avversaria dei Cremisi, il Matese di mister Urbano Corrado, che non può disporre di alcune perine fondamentali, ma ugualmente manda in campo la sua squadra con il tradizionale 4-4-2. Ancora fuori Padovani, il peso dell'attacco Cremisi è sulle spalle della coppia Severini-Zammarchi. Difesa 3 e diga a centrocampo con 5 giocatori, 5 under in campo in entrambi gli schieramenti. Dopo appena 40 secondi la conclusione dell'argentino Luis Maria Alfageme, che finisce fuori dallo specchio della porta Cremisi. Al quarto d'ora la prima giocata in avanti di rilievo dai padroni di casa. Salvatelli dalla sinistra mette al centro, Kanju si rifiuta in angolo. Dalla bandierina si prende l'onere della battuta del corner Lorenzo Capezzani, spiovente millimetrico per la testa di Leonardo Nonni, che mette alle spalle del numero 1 ospite. Al ventesimo ci prova ancora la squadra di casa. Questa volta la conclusione telefonata di Capezzani non preoccupa del giudice. La prima risposta ed unica nel primo tempo dai campani al 22esimo. Riccio mette al centro, a Frageme spedisce al lato. Al 33esimo ancora i Cremisi pericolosa. Capezzani si invola sulla sinistra, si libera degli avversari come Birilli, giunto nei pressi dell'area di rigore, prova il tiro a giro che però non va a colpire lo specchio della porta avversaria. Al 43esimo la formazione di casa potrebbe chiudere la gara. Capezzani per Zammarchi, che si infila nelle maglie della difesa campana, prova la conclusione da buona posizione, ma con il corpo del giudice sventa in qualche maniera, deviando in angolo. Nella ripresa il primo affondo della squadra campana, Alfageme entra in aria, duello con il portiere Cremisi Bucò, palla che finisce sul fondo, nulla da rilevare per il direttore di gara. La risposta dei Cremisi al quarto giro dell'orologio, calcio da fermo, batte Miccoli, Nanni defilato sulla destra colpisce senza creare panico in area ospite, ferma del giudice. Un minuto più tardi Setola commette un fallo su Severini, l'arbitro non distante indica il dischetto, dagli 11 metri si porta Lorenzo Capezzani, palla nel sacco per il 2-0 dei padroni di casa. Al 21esimo di nuovo una manovra convincente ed efficace dai padroni di casa, che si conclude con il diagonale di Miccoli che finisce al lato. Controlla bene l'incontro la formazione di mister Mosconi, arrivando sempre prima nei contrasti nella zona nevralgica del gioco fino al 40esimo. Duello in aria tra Alfageme e Nanni, questa volta il direttore di gara indica il rigore per i campani, sesto rigore stagionale ai danni della formazione del Tolentino. Batte l'esperto attaccante argentino che accorcia le distanze e proprio al 45esimo ricamato spedisce il pallone sulla traversa, la sfera ritorna in campo ma
a Fiane in fuorigioco mette tra le mani di Bucosse. Si chiude l'incontro con il quinto successo del Tolentino in 10 gare, in una stagione in cui la formazione di Mosconi sembra proprio essere allergica al segno X. Allora mister, tre punti importanti, una partita che praticamente è stata ben giocata del Tolentino e che ha vinto soprattutto a centrocampo. Sì, partita importante, tre punti di platino. Eravamo leggermente nervosi il primo tempo, dovevamo giocarla meglio tecnicamente, perché quando l'abbiamo giocata bene tecnicamente abbiamo creato i presupposti sia per fare il secondo gol con Zammarchi, il rigore. Eravamo un po' ansiosi di prestazione, perché se vuoi vincere partite bisogna giocarle bene tecnicamente. Secondo me abbiamo fatto bene, siamo stati un po' ingenui a riaprirla perché è una partita sotto controllo, andiamo a interpretare ancora più avvelenati come su 2-1, però questi ragazzi per il gran gol vanno a fare il terzo gol e abbiamo peccato, ci serve per crescere, però partita troppo importante, una svolta importante a livello di classifica e morale contro una squadra importante e che ci deve rafforzare. Adesso abbiamo un altro grande match per domenica, proprio godiamo stasera e poi testa al Castelfidardo. Una partita che sostanzialmente la sua squadra ha riaperto nei minuti finali. Ma una partita combattuta su un campo pesante, dove sicuramente loro si sono trovati meglio perché si sono più abituati, noi abbiamo fatto un po' più fatica, ho visto anche diversi calciatori miei che scivolavano, forse non avevano neanche i tacchetti adatti, no? Però è stata una partita che dove avevamo detto anche coi ragazzi alla vigilia che poteva sbloccarsi su calci da fermo, infatti se andiamo a vedere sia le realizzazioni loro che le nostre, una sono venute una su un calcio d'angolo e due su calcio di rigore, diciamo che a livello di conclusione a rete loro hanno fatto il gol su calcio d'angolo, hanno stato bravo del giudice sul finire del primo tempo a fare una gran bella parata e poi il calcio di rigore. Noi abbiamo fatto due tiri in porta, uno su calcio di rigore e l'altro abbiamo preso la traversa, quindi una partita combattuta dove sicuramente loro, ripeto, sotto l'aspetto, sul piano dell'atteggiamento soprattutto, no, sulle seconde palle più pronti di noi. Tra l'altro bisogna anche dire che avevamo più di qualche problema perché è venuto meno qualche giocatore importante, qualcuno è venuto in banchina che ancora non è pronto, però non voglio cercare alibi, diciamo che accetto il risultato del campo come è giusto che sia. Eccoci di nuovo in onda, cari amici e cari amiche delle Marche nel pallone, regolarmente in diretta, sono le 22:32 in questo momento e infatti si è anche sbloccato il posticipo di Serie A che è quello tra Genoa e Roma, sta vincendo la Roma 1-0, pensate, ha segnato il giovanissimo Afenagian che è entrato dalla panchina, aveva già esordito in Serie A, si vedevano queste doti in questo ragazzo, ma oggi il suo battesimo del gol per questo 1-0 della Roma sul Genoa, all'esordio di Shevchenko come allenatore sulla panchina del Genoa, e la partita ancora però non è finita, quindi mai dire mai fino alla fine. Andrea mi ha portato un dispaccio in cui, che vi leggo, non si parla di calcio ma di basket, sta meglio fortunatamente Fabio Bonafede, l'allenatore della Mega Box Valle Foglia di A1 femminile di basket, che questo pomeriggio ha accusato un malore nel bel mezzo della gara che la sua squadra stava affrontando a Firenze, si è improvvisamente accasciato a terra con le ragazze in lacrime, l'ipotesi è quella di una reazione allergica per una intolleranza alimentare, il coach poi è voluto tornare con la squadra in pullman verso le Marche, quindi in bocca al lupo all'allenatore Fabio Bonafede della Mega Box di Valle Foglia. Sono rimasto un po' indietro con i messaggi, ve li devo leggere. Allora, fieri dei nostri colori, fieri della nostra passione, avanti Vigor, quindi una tifosa della Vigor Senigallia, vedo qua dall'immagine del profilo, poi ancora Vigor Senigallia, forza Vigor, salutate la capolista, grande deluxe degli RDN, sempre presente, forza Vigor, poi andiamo avanti, qua entriamo nel bel mezzo del cammin non solo della nostra vita ma del Porto Sant'Elpidio, perché stasera sono ospiti con noi due giovani virgulti, talenti del settore giovanile del Porto Sant'Elpidio che dalla cantera del Porto Sant'Elpidio sono arrivati fino alla prima squadra, passando anche lo scorso anno, anzi gli scorsi due anni per la Serie D, vi ricordo i loro nomi, Riccardo Cantarini, il ragazzo qua biondo vicino a me, e Sebastian Giuli, ancora
più in là. Allora, cosa dicono i vostri tifosi? Ci dicono: per Giuli e Cantarini, complimenti per la crescita che state avendo. Già la scorsa stagione avete dimostrato di poter giocare tranquillamente anche in Serie D. Che ricordo avete di Gabriele Cavalieri? Intanto chi è Gabriele Cavalieri? Gabriele Cavalieri era il portiere... Per chi non lo sapesse? L'anno scorso era il portiere, il nostro portiere. Sì, che ricordi avete? Beh, il gruppo sicuramente era fantastico, al di là dei risultati, al di là di tutto, però alla fine abbiamo dimostrato con l'arrivo poi del mister Palladini, abbiamo dimostrato che siamo un gruppo pieno di valore e che potevamo giocarcela con tutti. Forse era stato troppo tardi, però comunque sì, abbiamo dimostrato molto. Comunque, ricordo che era un ottimo portiere, sapete dove gioca adesso? Vicino Brescia, lui è di Desenzano. Vicino Brescia, sì. Ci accontentiamo di Desenzano, vicino, ricordo, che sta proprio sul lago di Garda. Allora, qui c'è qualcuno che probabilmente vi conosce bene, perché dice a voi: mai visti due miracolati in televisione, vi saluta la Serenità in persona, ciao. Intanto chi è la Serenità in Daniele persona? Mozzoni. Ah, Daniele Mozzoni, ex giocatore della Civitanovese, se non erro. Sì, sì. Roccioso difensore. Sì. Poi Roccioso difensore gioca con te in difesa, sì, no? Sì, esatto. Chi giocate in difesa? Tu, Mozzoni? E Ballanti. E Ballanti. Ballanti che, se non ricordo male, è abruzzese, ha giocato nei campionati abruzzesi. Sì, ha giocato nei campionati abruzzesi, però lui è di San Benedetto. Sì, però ultime annate... le ha giocate. Poi il collega Aldo Nicolini mi ricorda e ci ricorda e vi ricordo io che domani al Di Gregorio di Montemarciano ci sarà la Buffon Academy che insegnerà a 50 iscritti le tecniche usate tra i professionisti per allenare i portieri. Quindi Gianluigi Buffon, ex portierone della Juventus e della Nazionale, domani sarà a Montemarciano, al campo Di Gregorio, per insegnare ai giovani portieri e anche, credo, a firmare numerosi autografi. Bene, detto questo, allora vi volevo dare qualche numero del campionato di Serie D Eccellenza. Ricordo che il numero in sovrimpressione ve lo dico in diretta perché qualcuno chiama, è solamente per i messaggi WhatsApp. Allora, partiamo dalle reti: sono 19 le reti messe a segno in questa 11ª giornata del campionato di Eccellenza, quindi siamo ancora una volta in decalage, in decremento, in downgrade, perché la settimana scorsa erano 20, le settimane scorse erano ancora di più, 21, fino ad arrivare, andando indietro con le giornate di campionato, fino ad arrivare alla 6ª giornata di campionato in cui abbiamo raggiunto il top, il massimo di rete siglate, firmate, segnate in una giornata di campionato, ovvero 26 reti, solamente uno 0-0, quello tra San Marco Servigliano e Urbania, ma tre vittorie esterne a firma di Vigor Senigallia, San Giustese e Valdichianti Ponte. Si è mossa la classifica dei cannonieri? Sì e no, nel senso no per le prime posizioni, ma sì nelle posizioni di, tra virgolette, rincalzo, si fa per dire però. Allora, perché nelle prime posizioni rimane fermo a bomber del torneo, 8 reti, Gianfranco De Rico la Vigor Senigallia, che oggi non giocava in quanto infortunato. In seconda posizione abbiamo Daniele Filiaggi dell'Atletico Azzurra Colli a 5 reti. Qui si è mossa la classifica dei cannonieri perché Guido Galli, Massimo Ganci, Mauro Iori e Riccardo Pierandrei, che erano a quota 5, sono stati raggiunti oggi da Dell'Aquila del Montefano, che ha fatto doppietta, da Perry della Jesina, già la scorsa settimana in realtà era già questa cifra, e da Dennis Pesaresi della Vigor Senigallia. Oggi nella Vigor Senigallia giocavano Dennis Pesaresi e Danny Carzetti, quindi Dennis e Danny giocavano in coppia d'attacco. Poi, parlando della Vigor Senigallia, miglior attacco del campionato, anche grazie ai due Danny, ma anche a Gianfranco Del Rico, che ha segnato 8 reti, lo ripeto, capocannoniere del torneo, ha segnato 25 reti la Vigor Senigallia in campionato, quindi top club per quanto riguarda l'attacco, sostanzialmente più di 2,5 a partita, 25 reti diviso 11 partite. Fossombrone, migliore difesa, 3 reti, l'ho già detto prima, 3 reti in 11 partite, sono la media di quasi una rete ogni 4 partite. Se non erro, tra l'altro, di queste 3 reti ne hanno prese il Fossombrone 2 con la Vigor Senigallia, che detiene il miglior attacco del campionato, quindi veramente una cassaforte blindatissima. Gli zeri del torneo, le squadre imbattute, la Vigor
Senigallia è ancora imbattuta, non ha mai pareggiato l'LMV Urbino e non ha mai vinto il San Marco Servigliano, che è all'ultimo posto in classifica. Volevo tornare a parlare del Porto Sant'Elpidio. Abbiamo citato un po' la storia del Porto Sant'Elpidio, di cui va salutato il direttore generale Giampaolo Marini, no? Però volevo fare anche un elogio più che un complimento al vostro trainer, all'allenatore Ottavio Palladini. Manzoni lo definirebbe un uomo raro in ogni tempo, ecco, però io non sono Manzoni, cito e copio e basta, e dico chi è che cito, perché non solo è un ottimo allenatore, è stato un ottimo giocatore, ma è un vero uomo, giusto? Sì, esattamente. Mantiene la parola. Esatto. Chi si può fidare? Sì, diciamo che il mister non va a vedere l'età per fare giocare i ragazzi, ma chi merita durante la settimana gioca, quindi, e questa è la cosa più veritiera che rispetta tutte le settimane. Quindi uno dei migliori allenatori che ho mai avuto e non posso dirgli nulla, veramente. Sebastian, cosa ti ha insegnato finora, cosa ti ha insegnato a te, ma cosa ha insegnato alla vostra squadra Ottavio Palladini, che è già in sella già dallo scorso anno, quando il Porto Sant'Elpidio aveva già un piede in eccellenza, cioè nonostante ha accettato l'incarico, è rimasto e in eccellenza sta portando avanti un programma di rinnovamento, no? Però umanamente e anche calcisticamente cosa ti ha e cosa vi ha insegnato? Sì, per me è la stessa cosa, cioè tatticamente ho imparato molto da quando c'è il mister. Il mister mi dà fiducia e cerco sempre di ripararla ogni partita il più possibile. Cosa ti è rimasto, ripeto, impresso di ciò che ti ha insegnato? Sì, ripeto, tatticamente ero, prima che arrivava il mister, diciamo, ero quasi zero, secondo me. Tatticamente, non tecnicamente. No, tatticamente. Eri indisciplinato, non zero, dai. Sì. Con l'arrivo del mister, anche il mister in seconda, Luigi Voltattorni. Altro grande giocatore, tra l'altro. Sì, ex giocatore, perdoni. Sì, devo dire che ho ascoltato e messo in campo i consigli che mi sono stati dati nel migliore dei modi. Va bene, andiamo avanti con i servizi perché ce ne sono ancora tantissimi. Andiamo a vedere il servizio di, sempre di Serie D, relativo a San Benedettese Chieti. Purtroppo ne è venuto fuori, purtroppo per la San Benedettese ne è venuto fuori 1-0-0, ma mancano i tre punti, quindi forza, 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 diamoci sotto. San Benedettese Chieti, poi siamo di nuovo qua. L'autonoleggio Alidama è il leader nel settore del noleggio a breve e lungo termine. La nostra flotta è costituita da utilitarie medie e alta gamma per aziende, privati e professionisti. Inoltre disponiamo di van, minivan, furgoni, furgoni frigo e pulmini 9 posti. Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. Spettacolo da parte dei tifosi della San Benedettese del Chieti, clima quantomeno da Serie C allo stadio Riviera delle Palme. Lucarelli l'ha definita la vigilia la sfida più bella del girone per la storia di queste due squadre. Di Mino gode di spazio sulla destra, scarica una conclusione con la risposta efficace di Knoflach nel Chieti assenti. Fabrizi, in campo c'è Rodia dal primo minuto al fianco di Akamadu. Grande sportività tra le due curve, i tifosi del Chieti che rispondono con uno scrosciante applauso in risposta allo striscione esposto dai sostenitori rosso-blu per omaggiare Massimo Cioffi, il tifoso scomparso. Gran bel gesto, ecco l'applauso. Quindi De Sena, il più pericoloso della San Benedettese, il tentativo aereo che però non inquadra lo specchio, quindi sul versante opposto. Akamadu scambia con Verna che scarica fuori, ma un buon Chieti concentrato nel corso della prima frazione che concede davvero pochissimo al punto di riferimento centrale dell'attacco rosso-blu, Mendicino. Meglio De Sena che tenta l'acrobazia, ma il Chieti risponde su calcio piazzato del quale si incarica Pietrantoni.
Antonio, quindi segna Akamadu per il Chieti, ma viene fermato dall'assistente di Vailati di Cremona. Più di un dubbio, però, la sensazione è che il gol sia regolare per Akamadu, tenuto in gioco al momento del colpo di testa. La stessa sorte anche per Ferretti, dunque si resta sul punteggio di parità a San Benedetto del Tronto, anche qui non semplice la decisione dell'arbitro. C'è spazio prima dell'intervallo solo per la punizione di De Sena, bene il Chieti che però nel secondo tempo deve difendersi dall'attacco della San Benedettese, quindi ancora un ottimo pallone lavorato sulla corsia destra con Dimino che cede ad Akamadu ad un passo dal vantaggio. Il Chieti che protesta per una posizione di fuorigioco da parte di De Sena, in particolare Lucarelli, lo stesso De Sena che reclama poi in area di rigore, ma si può proseguire. Torna in avanti il Chieti con una certa convinzione, anche se manca sempre qualcosa in fase di finalizzazione, ma la squadra di Lucarelli arriva per prima su ogni pallone, tutta la velocità di Baldé che se ne va in progressione, una saetta, l'attaccante è entrato al posto di Akamadu, fermato con le cattive da Zgrablic, rosso diretto, San Benedettese in inferiorità numerica, Baldé imprendibile, si sarebbe trovato tutto solo davanti al portiere. Bassini potrebbe segnare da buona posizione il calcio di punizione, ma non trova il gol che avrebbe fatto esplodere i tifosi del Chieti, che comunque a fine incontro accolgono i giocatori con un meritato applauso. San Benedettese in difficoltà soprattutto nella ripresa, Chieti imbattuto in trasferta al Riviera delle Palme. Il risultato finale: San Benedettese 0, Chieti 0. Allora in bocca al lupo alla San Benedettese, eccoci di nuovo in onda cari amici e cari amiche delle Marche nel pallone, siamo regolarmente in diretta, sono le 22.45 e il posticipo di Serie A è terminato, Genoa 0, Roma 2, pensate, doppietta anche a tempo scaduto del giovanissimo Afena Gian che aveva portato in vantaggio la Roma all'82esimo e si è replicato, ha raddoppiato, ha fatto doppietta in sostanza al 94esimo. Davvero complimenti a questo giovane giocatore della Roma. Noi siamo ancora in compagnia dei giocatori, dei giovani, dei rappresentanti del Porto Sant'Elpidio che rispondono al nome di Riccardo Cantarini e Sebastian Giuli. Peraltro credo che voi siate elpidiensi doc, giusto? Quindi siete proprio nativi di Porto Sant'Elpidio, avete fatto tutta la cantera nei settori giovanili, la trafila, no? Nel settore giovanile del Porto Sant'Elpidio, che è un settore giovanile molto prolifico e importante, no? Praticamente da quant'è che giocate lì? Da quando avevamo 6 anni. Da quando siamo, quindi praticamente fedelissimi. Fedelissimi. Ho visto che è arrivato un messaggio che devo assolutamente leggere subito, perché questo è di un tifoso che conoscerete sicuramente. Sono un tifoso del Porto Sant'Elpidio, vorrei dire ai nostri due giovani fortissimi, Cantarini e Giuli, che domenica andiamo a vincere a Senigallia, così saranno 4 partite di fila che vinciamo. Peccato che abbiamo regalato almeno 5 punti nelle partite precedenti, abbiamo tutto il tempo per andare in testa al girone. Saluti per i nostri giovani da Alfio Cecconi, lo conoscete? Come no, tifoso numero Alessandro? Uno del Porto Sant'Elpidio. In che senso è il numero uno? Tutte le partite segue. Tutto, proprio tutto, sì, esatto. Abbonato numero uno. Esatto, sempre esatto. Presente. Sempre presente. Però mi dà l'assist per dire Cecconi vuole che andiate a Senigallia per vincere la partita. Intanto credo che sarà una partita molto difficile, non solo per la forza, per la potenza e soprattutto per le bocche di fuoco, no? L'attacco della Vigor Senigallia, abbiamo detto 25 reti in 11 partite, più di 2 a partita, no? Ma anche per il fatto che negli ultimi tempi il Bianchelli è diventato un catino che ribolle di tifo, ribolle di gente, a parte la partita col Marina, ma ultimamente ci sono davvero tanti, ed questa è una cosa bellissima, ottima, anzi continuate così, ma in tutti i campi dell'eccellenza, della promozione e via a scendere. Quindi ci saranno tanti tifosi anche della Vigor Senigallia, la qualcosa vi intimorisce o no? No, è sicuramente un motivo in più per far bene, perché adoriamo. Ma poi vi fischieranno, sì. Cioè, adesso dovrete essere un po' rodati anche. Ci piace questi climi comunque, sì. Ovviamente, però non facciamo sconti a nessuno e domenica andiamo a Senigallia a conquistare i 3 punti, questo è il nostro obiettivo. È così, Sebastian? Sì, no, io devo dire che... Ma non ci vorrebbe, lo dico così, è più umiltà, nel senso, in fondo è sempre la capolista, hanno 25 punti. Certo, però... Hanno quasi il doppio dei punti vostri. Umiltà, ma è la testa giusta, diciamo. Devo dire che dalla mia parte i tifosi non
anche avversari mi caricano in qualsiasi sì, modo. Sì. Siete di quelli che più ve ne dicono, meglio state. Allo stesso modo, sia certo meglio i tifosi della mia squadra, ma anche io devo dire che, per esempio, quando siamo andati a Fossombrone c'erano dei ultras della sì, squadra che... Il Botti Club, credo sì, che si chiama. Devo dire che a me carica anche la tifoseria avversaria. Purché ecco, non si travalichi nel... diciamo che nel tifo, insomma, ecco, che non vengano fatti atti di violenza. Però non ho capito una cosa, non l'ho capito, ma perché non ve l'ho chiesto. L'obiettivo del Porto Sant'Elpidio cos'è? La salvezza o le zone alte della classifica? Perché secondo Alfio Cecconi siete in rampa di lancio per le prime posizioni. Volete tornare in Serie D? L'obiettivo sicuramente principale è salvarci e poi giocare al meglio ogni domenica con le prestazioni che ci porterà sicuramente i risultati. Poi a fine campionato dove ci troveremo, non ha importanza. Come vi fa giocare? Prima l'abbiamo solamente accennato a Battito d'Ali di Farfalla, ma volevo sapere un po' di più come vi fa giocare Ottavio Palladini. Cioè, che modulo attua di solito? C'è un modulo preordinato, prefissato, oppure cambia durante la partita, vi ha insegnato più di un modulo con cui giocare, Sebastian? Sì, abbiamo... Tu poi sei un centrocampista, ma eri un attaccante, vi trasforma anche nei ruoli. Adattato a centrocampista anche. Comunque quello che il mister mi chiede, cerco sempre di farlo al meglio. Abbiamo iniziato l'anno scorso, quando è arrivato il mister, con il 3-5-2, e poi possiamo svariare anche con diversi moduli. Abbiamo giocato... Domenica scorsa abbiamo giocato con 5-4-1. Diciamo che il mister cambia in base alla squadra che dobbiamo affrontare. Possiamo variare, che secondo me è un'arma in più, saper variare. Certo, essere poliedrici in sostanza. Sì. Allora, intanto errata corrige, dicevano i latini, correggete gli errori, no? Allora, questo me ne assumo io ovviamente l'errore, perché prima ho detto che domani al Di Gregorio di Montemarciano ci sarà Gianluigi Buffon con la sua Buffon Academy. No, pardon, cancellate tutti, ci sarà la Buffon Academy, quello sì, quindi dei professori, dei professionisti che insegneranno le tecniche calcistiche ai giovani che vorranno partecipare, ma non ci sarà Gianluigi Buffon, quindi chiedo scusa per l'inesattezza che ho detto. Forza Riccardo e Sebastian, siete il volto sbarazzino di una squadra che rispetta ma non deve aver paura di nessuno, non dovete aver paura di nessuno. Senti però Riccardo, certo non aver paura di nessuno, questo è chiaro, però essere preparati ad affrontare anche il peggio, quello sì, perché tu sei un giocatore molto esperto, nonostante la giovanissima età, perché forse non ve l'ho detto che Riccardo ha 18 anni, ma ho già detto che sono già 4 anni che è aggregato in prima squadra. Sebastian è un anno più grande, ovvero ha 19 anni e sono già 2 anni che è aggregato alla prima squadra, quindi è per quello che vi ho detto prima che sono dei giovani in rampa di lancio che presto vedremo in categorie più consone alle loro qualità. Però volevo dire, essere capaci di affrontare il peggio, domenica prossima a Senigallia ti toccherà Gianfranco Del Rico, che recupererà per quella partita, immagino, che è bomber del campionato con 8 reti, un giocatore che ha trovato adesso finalmente l'equilibrio, la maturità giusta per emergere pienamente, quando poi stava quasi smettendo di giocare qualche anno fa, insomma. Sì, beh, ovvio, rispetto, umiltà, quello non mancherà mai, però l'obiettivo nostro è quello di fare 3 punti, quindi andiamo a Senigallia e affronteremo questa squadra così blasonata e cercheremo di portare a casa la vittoria. Mi piacerebbe vederla questa bella sfida tra te ed Enrico, o addirittura tra te e Dennis Pesaresi, che è anche un cigno, un lungagnone molto alto e che è molto forte di testa. Allora, in settimana vi devo ragguagliare sul fatto che, tra poco vedremo Fossombrone Atletico Ascoli, grande partita, vi devo ragguagliare sul fatto che è andata in scena, è andata in onda, si è giocata in sostanza la seconda partita della seconda fase della Coppa Italia di Eccellenza. Seconda fase di Eccellenza che è così composta, ci sono 2 gironi, il girone A e il girone B, ognuna con 3 squadre. Era stata già giocata la prima partita di ognuno dei 2 gironi, il girone A e il girone B, si è giocata la seconda partita
partita di ovviamente entrambi i gironi, girone A e girone B. Allora, domenica, mercoledì scorso si è giocata nel girone A Urbania Fabriano Cerreto 0-2 perché riposava la Forsempronese. Nel girone B si è giocato Grottammare Montefano, ha vinto il Montefano per 2-1, riposava l'Atletico Ascoli. Prossimo turno si giocherà, che è quello decisivo, dove verranno consegnati i biglietti per la finale della Coppa Italia di Eccellenza, che non solo rappresenta il primo traguardo stagionale e storicamente invitiamo sempre, solitamente a gennaio, la squadra che è vincitrice della Coppa Italia, ci facciamo portare in studio proprio il coppone che mette in palio la FIGC Marche in sostanza, no? Si giocherà in campo neutro probabilmente a gennaio, però il terzo turno, quello che, in cui si staccheranno, verranno consegnati i biglietti per la finalissima secca in campo neutro, l'ho già detto ma ancora non c'è la data, saranno nel girone A, la partita che si giocherà saranno Fabriano Cerreto contro Forsempronese e Fabriano Cerreto ha 2 risultati su 3 a disposizione. Nel girone B si giocherà Atletico Ascoli Grottammare. Il Grottammare deve solo vincere per poter sperare di andare in finale e poi deve vincere con, credo, almeno 3 gol di scarto per andare in finale. Ho fatto dei conti, ho fatto un minimo di conteggi sulla differenza reti, no? Se dovesse vincere il Grottammare non basta che vince 1-0, non credo nemmeno che basti vincere 2-0. Comunque, in settimana c'è stata anche la rescissione contrattuale nel Val di Chianti Ponte ad opera di Riccardo Cucù, lo scorso anno al Monte Giorgio, quest'anno al Val di Chianti Ponte. Aveva iniziato bene, però con il cambio di allenatore a cui diamo il benvenuto, ovvero Dario Ruben Bolzan, che ritorna ad allenare nella nostra regione perché ha avuto una pausa anche a Giulianova e anche nel settore giovanile del Parma. Ritorna a allenare Ruben Dario Bolzan ha inteso effettuare gli allenamenti al Val di Chianti Ponte il pomeriggio. Riccardo Cucù, per motivi di lavoro e visto che siamo in eccellenza con una categoria dilettantistica, non può permetterselo e quindi ha, diciamo, rescisso il contratto, ma facendo i complimenti alla società del Val di Chianti Ponte per la professionalità, dicendo che 3 presidenti come le ha il Val di Chianti Ponte, così buoni, bravi e capaci, non esistono quasi in eccellenza, detto proprio in parole molto povere. Allora, non vi ho detto altre 2 cose, che in Coppa Italia e nella partita che avevo già detto, Grottammare Montefano, ribadisco 2-1 del Montefano sul Grottammare, sono scesi in campo sia Cristian Pazzi, che ha compiuto 40 anni, sia addirittura nel Montefano Samuele Rossini, che di anni ne ha ben 45. Quindi complimenti a questi due, non li possiamo chiamare giovani virgulti, ma esperti giocatori, ma soprattutto appassionati, affezionati di calcio, perché non è da tutti rimettersi in gioco, anche per diletto, anche in Coppa Italia, ma soprattutto per amore, per necessità della squadra, a 40 anni, a 45 anni, Cristian Pazzi e Samuele Rossini. Invece sono Rovinelli e Zingaretti gli autori delle reti del 2-0 della Forsempronese, seconda in classifica, sull'Atletico Ascoli. Ci vediamo in servizio, poi siamo di nuovo qua perché ancora c'è da vedere Montefano e altri servizi, c'è ancora da parlare tanto. Adesso Fossombrone, Atletico Ascoli 2-0, poi siamo di nuovo qua. La Forsempronese supera 2-0 l'Atletico Ascoli al Marcello Bonci e prosegue nella sua serie di partite utili, interrompendo invece quella della squadra di Gian Domenico, che dopo un buon primo tempo si deve arrendere nella ripresa sotto i colpi di Rovinelli e Zingaretti. Sono dunque i biancocelesti a portare a casa i 3 punti, nonostante la lunga lista di assenze con cui il tecnico di casa Fucili doveva fare i conti per l'11 da mandare in campo, dovendo rinunciare tra gli altri a Urso, Riccardo Pandolfi e Arcangeletti, mentre Procacci, acciaccato, si accomoda in panchina. Nella formazione picena rientra dalla squalifica Lanza, ma Gian Domenico deve fare a meno di Vecciarello, appiedato dal giudice sportivo, e rispetto alla formazione di 7 giorni fa decide di lasciare in panchina Nicolosi. Dirige l'incontro Sabudi fermo. Squadre aggressive e ritmi alti sin dai primi minuti, con gli ospiti che provano a prendere il controllo del gioco. La Forsempronese capisce le intenzioni di Gian Domenico e alza il baricentro tentando di guadagnare campo, ma al 12° si scopre sulla ripartenza dell'Atletico Ascoli, che sciupa l'occasione del vantaggio. Giovannini riceve sulla sinistra e si può involare in solitudine verso l'area biancazzurra, si accentra evitando il recupero di Rosetti e si presenta solo davanti a Marco Antonini, ma il suo piatto destro esce al lato.
La forza impronese risponde un minuto più tardi con la sgroppata di Marongiu che a 20 metri prova il destro in diagonale, palla al lato di un paio di metri. Al quarto d'ora è Palazzi a calciare dalla distanza, pallone centrale che David neutralizza. La gara resta intensa ed equilibrata, ma le due difese tengono alta la guardia e prima di tornare a vedere un'occasione bisogna attendere la mezz'ora quando Camilloni converge al settore di sinistra per liberare il destro, ma colpisce debole. David si distende e blocca. Sul ribaltamento di fronte ancora Atletico Ascoli vicinissimo al vantaggio, sempre con Giovannini che arriva per primo su un pallone vagante senza pensarci, tenta il pallonetto che scavalca Marco Antonini ma sbatte contro la traversa. La forza impronese non si lascia spaventare e si riaffaccia in avanti al 34esimo, bella combinazione tra Marongiu e Conti che appoggia a Pagliari ma l'11 di casa spreca calciando alto sulla traversa. Al 38esimo Pandolfi raccoglie una corta respinta della difesa bianconera, si incune in area e calcia col destro senza inquadrare la porta. Prima il riposo si rivede la formazione bianconera al 42esimo ancora con Giovannini che si libera ai 25 metri e lascia partire un destro insidioso che esce di poco al lato, poi si torna negli spogliatoi per l'intervallo. Al ritorno in campo i due tecnici non apportano variazioni ai propri schieramenti e passati pochi minuti la forza impronese passa in vantaggio. E il quarto, Pandolfi dalla bandierina, pesca in aria la testa di Rovinelli, il centrale difesa biancoceleste, stacca più in alto di tutti e infila l'angolo alto dove David non può arrivare firmando l'1-0 dei padroni di casa. Subito alla rete l'Atletico Ascoli non riesce a trovare la reazione immediata e la forza impronese torna a rendersi pericolosa al decimo. Pagliari dopo una combinazione a corner tenta la conclusione dal vertice destro dell'area ma manda alto col destro. Gian Domenico prova a scuotere i suoi inserendo Garbuco e Mariani Gibellieri per Capponi e Ambarelli dopo un'ora di gioco e un minuto più tardi perde per un problema fisico Mattei sostituito da Felicetti ma è ancora la squadra bianca-azzurra a costruire un'occasione al 19esimo. Palazzi lavora un buon pallone sulla destra e offre alla corrente Conti che di destro calcia con forza ma senza precisione. I bianconeri cercano qualche soluzione su calcio da fermo ma non riescono ad impensierire l'attenta retroguardia dei padroni di casa che al 34esimo avrebbero l'opportunità di mettere al sicuro il risultato ma Palazzi dopo una bella azione di rimessa non trova il modo di concretizzare. A 8 minuti al 90esimo gli ospiti restano anche in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione di Felicetti e al 41esimo arriva anche il gol che chiude l'incontro. Zingaretti controlla in area e pur se in precario equilibrio riesce a girare verso la porta trovando la complicità della deviazione di un difensore bianconero che spiazza David e si infila in rete per il 2-0. L'Atletico Ascoli non trova più energie fisiche e mentali per tornare in partita con i padroni di casa che amministrano senza rischiare nulla fino al triplice fischio finale che permette alla forza impronese di scavalcare il Marina e salire al secondo posto in classifica mentre l'Atletico Ascoli può recriminare per le opportunità non concretizzate nella prima frazione della gara. Al termine dell'incontro ai nostri microfoni i due tecnici analizzano così l'andamento della sfida. Mister Fucili, un primo tempo in cui la gara è stata molto equilibrata, la sua squadra ha rischiato qualcosa, poi nella ripresa dopo averla sbloccata avete rischiato praticamente nulla e messo al sicuro il punteggio nel finale. Sì, il primo tempo è stato molto combattuto dove hanno avuto alcune occasioni compresa la traversa loro ma anche noi siamo andati alla conclusione diverse volte dal limite dell'area eccetera, siamo stati imprecisi, quindi molto combattuto, poi un'occasione del nostro primo gol, chiaramente la partita da lì è cambiata e poi siamo stati bravi a gestirla e a trovare anche il raddoppio, chiaramente sono calate un po' le forze di entrambe le squadre, però oggi abbiamo sofferto ma non poteva essere altrimenti, uno per il valore dell'avversario e due perché comunque il campo era abbastanza pesante, però non poteva essere diverso, una partita molto combattuta e alla fine con sofferenza l'abbiamo portata a casa. Si allunga la striscia positiva consolidata la posizione in classifica. Sì, ma adesso al di là della posizione noi dobbiamo fare i punti, ho detto ai ragazzi dobbiamo cercare di raschiare tutto come stiamo facendo perché ripeto siamo la coperta un po' corta, abbiamo avuto questi infortuni importanti che purtroppo ci priveranno per tutta la stagione, i ragazzi stanno veramente dando l'anima e la mia paura anche in settimana è sempre quella di centellinare le forze perché comunque siamo veramente ristretti diciamo come rosa, però in questo momento dobbiamo solo pensare a fare le prestazioni la domenica e raccogliere il massimo che può essere uno, che può essere tre punti. Oggi la partita è stata molto combattuta, siamo stati bravi a sbloccarla e il merito rispetto a loro è stato che abbiamo fatto gol, perché è solo quello, perché a livello di prestazione anche loro hanno fatto molto bene ma sono forti.
Mister Gian Domenico, una partita combattuta che la sua squadra ha giocato con grande intensità, un ottimo primo tempo in cui avete anche rischiato di trovare il vantaggio, poi nella ripresa è sembrata un po' smarrirsi, quantomeno in avanti dopo aver subito il gol del vantaggio della Forza Impronese. Sì, l'hai analizzata bene, abbiamo fatto secondo me un grandissimo primo tempo e forse meritavamo anche di andare in vantaggio, no forse sicuramente, perché abbiamo avuto due o tre occasioni clamorose, abbiamo preso una traversa e Lyon credo sia andato Giovannini a tu per tu col portiere, quindi poi abbiamo preso questo gol, sì, su un calcio piazzato, su un calcio d'angolo che purtroppo un po' l'abbiamo pagato mentalmente, ma questo non deve succedere, abbiamo avuto un attimo 10 minuti di smarrimento, poi ci siamo rimessi lì a giocare, abbiamo creato un paio di situazioni pericolose e poi quando siamo rimasti in 10 purtroppo la partita è finita. Peccato perché abbiamo fatto secondo me una grandissima partita su un campo difficile e forse meritavamo sicuramente qualcosina in più. Si interrompe la striscia positiva di 5 partite utili consecutive, avete fatto 13 punti nelle ultime 5 gare, però anche oggi sensazioni positive, la squadra è viva e se l'ha giocata alla pari con la Forza Impronese. Sì, credo che la squadra sia viva, la squadra abbia fatto una grandissima partita, come ripeto, e gli episodi ci hanno condizionato, adesso siamo stati poco fortunati, poco bravi, poco attenti, non lo so, però chiaramente quando fai una prestazione del genere non si può tornare a casa senza punti, quindi peccato maggiore, però è chiaro che dispiace. Però bisogna ripartire dalla prestazione perché secondo me abbiamo fatto veramente bene e continuare così a lavorare e poi vedremo. Eccoci di nuovo in onda, cari amici e cari amiche delle Marche nel Pallone, sono le 23.05, è tardissimo, dobbiamo correre moltissimo, ma siamo regolarmente in diretta. La Roma ha vinto il posticipo contro il Genoa 2-0, doppietta di Afenagian a 18 anni, siamo ancora con gli amici del Porto Sant'Elpidio, ovvero Cantarini e Giuli. Riccardo, Afenagian 18 anni gioca in Serie A, tu hai 18 anni giochi in Eccellenza, però hai giocato in Serie D, realisticamente qual è il tuo obiettivo come calciatore? Realisticamente è il professionismo, dunque la Serie C, però certo ambire per una Serie A, una Serie B non è sbagliato, vedremo. Ma i porsi limiti esatto. Sebastian? Sì, anche secondo me sperare sempre nel meglio. Però dovete darci sotto, perché questi sono gli anni più importanti di un calciatore. Ecco, poi dopo a 23 anni più o meno quel che ha fatto è fatto. Certo, c'è sempre la possibilità di emergere ancora di più, però diventa tutto molto più difficile, giusto? Giusto, giusto. Senti, volevo sapere quale... Ah, intanto c'è una tua fan che ti saluta, vuole che ti saluti in diretta, si chiama Barbara. Barbara ti saluta in diretta, a te Riccardo, okay. Quindi... non so, la conosci Barbara? Sì, sì. La conosci, beato te, no perché non c'è la foto del profilo. Volevo sapere se come squadra, quali sono state le partite in cui potevate dare, fare e ottenere di più e quelle in cui magari invece avete ottenuto più di quello che magari meritavate? Beh, col Fabriano meritavamo sicuramente la vittoria, abbiamo tenuto il pallino nel gioco per credo 70 minuti e non siamo riusciti a portare a casa 3 punti. Con il Colli vincevamo 2-0 e ci siamo fatti rimontare ingenuamente 2-2, abbiamo perso altri 2 punti e poi con il Montefano che era stata una partita che avevamo anche lì dominato e purtroppo siamo andati a perdere, magari forse anche un punto ce lo meritavamo sicuramente. Allora, tempus fugit, dicono i latini, il tempo corre, corre velocemente e questo motto latino fa pensare al lotto che sta sullo stendardo del comune di Porto Sant'Elpidio che recita in litore fulget, cioè nel litorale risplendete, quindi è l'augurio che vi faccio di risplendere anche nella vostra vita, ma soprattutto, soprattutto nella vostra vita, ma anche nel calcio, di dare lustro, fulgore a questa nostra regione che ne ha tanto, tanto bisogno. Verrà premiato alla regione alla giornata delle Marche il 10 dicembre Roberto Mancini come allenatore marchigiano che ha vinto l'Europeo. In chiusura, lo devo fare prima, lo faccio adesso, saluta la nostra collega Sara Santacchi, adesso ci vediamo il servizio.
servizio tra Montefano e Atletico Gallo è finito 3-1, bella partita, e però rimanete con noi perché siamo di nuovo qua dopo il servizio, ritorna Andrea con gli ultimi risultati, le ultime notizie e gli ultimi filmati. Adesso però Montefano Atletico Gallo 3-1. Il Montefano con una ripresa da urlo rimonta l'Atletico Gallo che era passato in vantaggio con un gioiello di Belkaid su calcio di punizione. I gol di Gherioda e dell'Aquila doppietta valgono per il Montefano un successo vitale che riporta i viola al centro della classifica. La truppa da Menghina ha dimostrato oggi che la prestazione di Senigallia non è stato un caso. Rabbia agonistica, determinazione e cuore hanno fatto la differenza per il Montefano contro un Atletico Gallo che sul finale non aveva neanche più e mancava peraltro di uomini come Muratori e Ridolfi. Menghini conferma l'11 la scorsa settimana, mentre Mariotti, per via delle assenze, manda in campo due under a comporre il trio offensivo con Bartolini. La prima occasione la costruisce Palmucci che da angolo trova Monaco al limite, tiro potente del centrale che Belkaid salva sulla linea, Cappuccini battuto. Scampato il pericolo, il Gallo alla prima vera occasione passa in vantaggio. Al 12esimo Belkaid su punizione dal limite disegna una traiettoria meravigliosa sulla quale Rocchi non arriva. I viola non ci stanno e iniziano a stazionare stabilmente nella metà campo offensiva. Due minuti dopo, da rimessa laterale, Guzzini ha sui piedi la palla del Tapini, che però viene sparata alta. Invece, al 17esimo, cross a Piccini, respinta corta, arriva Gherioda, che d'ottima posizione si fa murare il mancino. Poi al 21esimo, il Montefano dialoga sullo stretto al limite, Bonacci appoggia per il destro potente di Guzzini, che si spegne al lato. I viola continuano a costruire, ma senza riuscire a sfondare sull'attenta difesa ospite, si va così negli spogliatoi con il vantaggio del Gallo. Il Montefano però ne esce con un piglio decisivo, subito pressione alta e determinazione, arriva il pareggio di Gherioda al quinto, mancino a giro dal limite che si insacca alle spalle di Cappuccini. Pochi minuti dopo Ladini dalla fascia, grossa per Piccini che la gira di testa ma senza successo. Il Montefano continua ad attaccare, al 17esimo Bonacci spizza per Ladini che si invola tu per tu con il portiere, chiamando lo stesso Cappuccini al miracolo. Al 22esimo invece Camilloni strozza troppo il destro sul primo palo dopo una sponda di Bonacci. A metà ripresa ritorna in campo dell'Aquila tra le fila a viola e alla fine sarà decisivo. Proprio lo stesso attaccante gira di testa un bel cross di Camilloni al 27esimo con la sfera che si spegne di poco sul fondo. La pressione del Montefano trova il piccolo al 76esimo. Da calcio d'angolo ne esce una mischia nell'area piccola del Gallo, dell'Aquila, il più veloce a risolvere e insaccare da due passi per il vantaggio del Montefano. I viola premono ancora quando Palmucci al 34esimo manda in porta Gherioda che però si fa murare da Cappuccini. Un minuto più tardi Ladini cerca di colpire da due passi ma Nobili lo ferma in angolo. I viola arrivano sul finale abbastanza in controllo. Nei sedi recupero il Gallo si getta in avanti alla disperata e il Montefano lo punisce allo scadere in contropiede. Cappuccini con la palla tra i piedi pasticcia e si fa rubare la sfera da dell'Aquila che poi viene atterrato dallo stesso numero uno del Gallo. È rigore. Da dischetto il bomber viola angola forte e non sbaglia nonostante Cappuccini intuisca e sancisce il 3-1 finale. Per il Montefano sono tre punti di platino che lo proiettano momentaneamente fuori dalle zone pericolose. Il Gallo in campo invece nella seconda sconfitta stagionale che lo costringe nel gruppone centrale a cavallo tra i playoff e playout dove la differenza di punti è sottilissima. Nel post gara le analisi di mister Menghini per il Montefano e mister Mariotti per l'Atletico Gallo. Mister Mariotti, il suo Atletico Gallo in campo nella seconda sconfitta stagionale quest'oggi a Montefano, eravate passati in vantaggio davvero con un bellissimo gol di Belkaid, poi la squadra si è un po' abbassata, è stata forse una scelta tattica o per la forza del Montefano che vi prima nella vostra metà campo? No, diciamo che non è stata una mossa tattica, nel senso che sapevamo che oggi avremmo avuto delle difficoltà specialmente davanti e non ho potuto schierare tre giocatori titolari tranne Bartolini, ci siamo affidati a due giocatori quali Focarini e quasi esordiente Sanchini a tenere un pochino palla, ma era un 2004 e un altro fuori quota e sapevo che avremmo sofferto. Poi normale, c'era anche la forza del Montefano che voleva recuperare. Il primo tempo l'avevamo chiuso in vantaggio, avevamo sofferto, però ripeto, poi la palla tornava giù, quindi di conseguenza loro dopo hanno trovato subito il pareggio, si sono caricati e ci hanno messo in difficoltà. Noi facevamo fatica a ripartire, poi
sinceramente sono partite dove le puoi anche vincere o pareggiare con i cambi. Noi avevamo solo difensori in panchina perché Muratori, ripeto, Lazzari, Ridolfi non erano disponibili, quindi dovevo farne la virtù. Non è sicuramente una scusa, ma è anche questo. Avevo bisogno di forze in avanti, ma non le avevo. Mister Menghini, il tuo Montefano rimonta l'Atletico Gallo e chiude per 3-1 conquistando una vittoria fondamentale per il proseguo, ma la squadra è veramente entrata nel secondo tempo con un piglio davvero deciso, l'ha rimessa subito in piedi e alla fine ha portato a casa la partita, penso meritatamente. Penso meritatamente anch'io, dentro gli spogliatoi anche ai ragazzi gli ho detto, secondo me anche il primo tempo era stato buono da parte nostra, quindi con l'approccio giusto, con la testa giusta, loro hanno fatto un gol su punizione nell'unica occasione che hanno creato, quindi noi tre o quattro occasioni già al primo tempo l'avevamo fatte, quindi ho detto di continuare su quella strada e di insistere un po', crederci un po', perché se giochi con questa intensità, con questa voglia, poi sono più le partite che vinci che quelle che perdi, insomma. Uno spirito di squadra sulla scia di Senigallia, la squadra ha fatto vedere che non è stato certamente un caso la prestazione del Bianchelli, la sensazione è che quando il Montefano era anche completo può dare davvero fastidio a tutti. Sì, ma sì, è una squadra che se ci crede, che se si allena come si deve allenare, che io credo che adesso lo spirito di squadra che credevamo di mettere in piedi l'abbiamo messo, quindi si è creata, ci è voluto un po', ma si è creata quell'alchimia che piace a noi e che ci deve essere, quindi stiamo un po' più tranquilli adesso, sì. Ultima parte della nostra trasmissione, sempre rigorosamente in diretta, tra poco vedremo il servizio su Cesena Fermana. Nel frattempo sono giunti anche altri messaggi per i nostri ospiti. A chi vi ispirate? Chiedono. Ma forse i giocatori attuali, credo che un mix tra Chiellini e Bonucci, un po' di cattiveria. Non male. Esatto. Io mi ispiro a Ronaldo, Cristiano Ronaldo, per l'amore che mette in campo per il gioco del calcio e l'impegno che ha dimostrato sempre. Una passione davvero infinita. Sebastian, forza e coraggio, metticela tutta la grinta. Saluti dalla tua Barbara Alessandra. Poi ancora altri messaggi insomma per i nostri ragazzi del Porto Sant'Elpidio. Nel frattempo andiamo avanti con le classifiche, i risultati, promozione Girone A, c'è da registrare tra l'altro il primo punto conquistato in questa stagione dal Cantiano, che tuttavia in 11 partite non ha ancora segnato un gol. Allunga l'Osimana, che è andata a vincere oggi in extremis sul campo del Valfoglia per 2-1, gli altri risultati, Barbara batte Portuali 2-0, a Gabicce, Vigol Castelfidardo batte Gabicce Gradara 2-1, che Sport Montecchio, Sassoferrato Genga 0-0, Moglie Vallesina Fermignanese 1-1, Olimpia Marzocca Filottranese 1-1, Osimo Stazione batte Roleto 1-0, Passa Tempese Cantiano 0-0, Villa San Martino Atletico Mondolfo Marotta 1-1 e come detto Osimana Valfoglia in trasferta 2-1. Osimana in testa con 24 punti, Passa Tempese Barbara 20, Portuale Ancona Fermignanese 19, Villa San Martino 18, Atletico Mondolfo Marotta, Olimpia Marzocca 17, Gabicce Gradara che Sport Montecchio 16, Vigor Castelfidardo 15, Moglie Vallesina Valfoglia Osimo Stazione 14, Filottranese 13, Sassoferrato Genga 9, Loreto 3, Cantiano 1. Nel girone B cade il Chiesa Nuova, ne approfitta solo parzialmente la Maceratese fermata in casa dal Centobuchi. Ricordo comunque che tutti i particolari sui due gironi di promozione domani nella nostra rubrica Le Marche nel Pallone Tempi Supplementari a partire dalle 19.55. Vediamo i risultati dell'undicesima giornata. Aurora Treia Monterubianese 0-0, Centobuchi Clentina 1-1, Corridonia batte Chiesa Nuova 2-1, a Capodarco Monturano Campiglione batte Futura 96 2-1, Maceratese Atletico Centobuchi 1-1, Palmense Civitanovese 0-0, Porto Recanati batte Montecosaro 2-1, Potenza Picene Monticelli 2-2, Trodica batte Castignano 7-1, Chiesa Nuova 25 punti, Maceratese 23, Aurora Treia Monturano Campiglione 21, Monterubianese 20, Atletico Centobuchi 19, Futura 96, Corridonia Monticelli 15, Civitanovese 14, Potenza Picena 13, Trodica, Palmense e Clentina 11, Castignano 9, Porto Recanati, Monte Cosore, Centobuchi, Monte Prandone chiudono con 7 punti.
Come detto, quinta sconfitta su sei trasferte per la Fermana, sconfitta pesante 4-0, troppo pesante per la formazione dei Canarini in un pomeriggio molto triste, caratterizzato anche dalla scomparsa dello storico tifoso Mario Scarfini, padre tra l'altro dell'attuale assessore allo sport del comune di Fermo Alberto Maria, a cui vanno tutte le nostre condoglianze. Andiamo a vedere comunque il servizio sulla gara disputata al Manuzzi, Cesena Fermana. Vince il Cesena con un punteggio 4-0 fin troppo pesante contro una Fermana che paga due partenze non ottimali nei primi minuti di gioco dei relativi tempi. I gialloblu nella prima frazione reggono bene, creando occasioni per poter anche impattare senza riuscirci. Partenza sprint della formazione romagnola che trova subito spazi nella metà campo canarina e ci pensa per due volte Paolo Ginestra su Steffè e su Pierini in piena area di rigore. Fermana che si salva in queste due circostanze con il passare dei minuti trova anche lo spazio per cercare di essere pericolosa in zona offensiva. La prima palla buona arriva al decimo minuto con Pannitteri che centra dalla destra, sponda di Marchi e il destro di Cognini a botta sicura viene murato in extremis da un difensore bianconero. Proprio in questo momento passa in vantaggio il Cesena con una splendida azione sulla sinistra, cross al volo di Favale e Bortolussi anticipa bene sul primo palo fulminando Ginestra. Fermana che non molla e al 22esimo ha un'ottima occasione, ripartenza portata da Marchi e palla per Pannitteri con il suo sinistro a giro fermato da un difensore in calcio d'angolo. Nel finale di tempo arriva anche la traversa da parte di Pierini. Nella ripresa, come detto, la Fermana inizia nel peggiore dei modi, con il gol del raddoppio al terzo minuto sugli sviluppi di uno schema sul calcio piazzato, con Moulet che la deposita in rete. La gara a quel punto perde di equilibrio con il Cesena che alla fine ha occasioni di ripartenza e nel finale di gara trova anche il modo di allungare il distacco. Prima il contropiede di Bortolussi, partito probabilmente in fuorigioco, e poi l'imbeccata dello stesso Bortolussi per Caturano che sigla la quarta rete fissando il risultato finale sul 4-0. E la Fermana sarà attesa domenica alle 14.30 da un turno casalingo molto importante a Recchioni, infatti arriva l'Imolese, rivelazione di inizio stagione, ora un po' in fase discendente. Prima categoria girone A, vediamo i risultati, qui siamo giunti alla nona giornata, Atletico Tavuglia batte Montecalvo 1-0, a Fermignano vince il Lunano 2-1, Mercatellese Cagliese 2-2, a Pesaro Audax Piobbico batte Muraglia 2-0, Pesaro Calcio batte Osteria Nuovo 1-0, Sant'Orso e Santa Veneranda 1-1, Tavernelle Vismara 1-1, Vadese batte Real Metauro 3-1, il Santa Veneranda in testa alla classifica con 18 punti, Lunano 16, Cagliese 15. Andiamo al girone B, Castelleonese batte Borgo Minonna 2-1, Colle 2006 batte le Torri 1-0, a Falconara il derby è vinto dalla Castelfrettese 1-0, a San Lorenzo in campo Castelbellino batte Laurentino 1-0, Monserra batte Chiaravalle 2-0, San Costanzo batte Cupramontana 2-1, a San Paolo di Iesi, Montemarciano, Sampolese 4-0, Staffolo Labora è stata sospesa, Castelfrettese 20 punti, San Costanzo 19, Monserra 18. Andiamoci a vedere ora una scorpacciata di reti nel derby abruzzese San Nicolò Notaresco a Castelnuovo Vomano, vediamo. Gol e spettacolo nel derby. Nel match valido per la decima giornata del girone F di Serie D, Notaresco e Castelnuovo si dividono alla posta in pari pareggiando 3-3. Match intenso e spettacolare, con la squadra di Epifani che centra il pari nel finale con il calcio di rigore di Maio. Nel mezzo reti di Valenti e Maio, doppietta per lui, per il Notaresco, mentre per la squadra di Fabio assegno Corticchia, Emili e Prestiani. Con questo pareggio entrambe le squadre restano appaiate in classifica, salendo a quota 14. Con le immagini di Yuri Cantore andiamo a vedere gli highlights del match. Buona partenza del Castelnuovo, che dopo 5 minuti va ad un passo dal vantaggio, con una conclusione volante di Camarà, su cross da sinistra, ma Mariani ci mette una pezza. Sul proseguo dell'azione, conclusione dal limite di Corticchia, respinta dall'estremo difensore di casa. Dal possibile 0-1 al vantaggio del Notaresco, con Valenti, che sfrutta il lancio dalle retrovie, entra in area e con il mancino batte Grace, 1-0. Immediata la reazione della squadra di Fabio, che al 24esimo pareggia. Destro dai 20 metri di Corticchia, Mariani non irresistibile e palla che si infila in rete per il pareggio del Castelnuovo, 1-1. Alla mezz'ora, padrone di casa ad un passo dal nuovo vantaggio, con Scimia, che dall'interno dell'area lascia partire un bel destro raso terra, ma Grace ci mette una pezza. Due minuti più tardi ci prova Loviso su calcio piazzato, ma l'estremo difensore ospite alza in corner. Non sta a guardare il Castelnuovo, che al 40esimo sfiora il gol con una gran giocata di De Gidio, ma il suo destro viene respinto da Mariani. Sono solo le prove generali del vantaggio della squadra ospite, che arriva nel finale di tempo, con una conclusione da fuori di Emilli che si insacca sul palo più lontano, 1-2 e primo tempo agli archivi.
La seconda frazione di gioco si apre con il meritato pareggio del Notaresco, con Maio che sfrutta un tiro cross di Blando e da pochi passi in sacca, 2-2. Il match è spettacolare, Di Fabio manda in campo Prestiani al posto dell'infortunato Alfieri e al 62esimo il Castelnuovo torna nuovamente in vantaggio, proprio con il neo entrato, che sul cross dalla destra di Bolo insacca di testa, 2-3. Epifani manda in campo Massetti al posto di Scimia e al 75esimo il Notaresco va ad un passo dal 3-3 con un'azione personale di Valenti, ma il suo mancino si perde al lato di nulla. Nel finale assedio del Notaresco che al minuto 85 sfiora il pari con un colpo di testa di Speranza, respinto da Grace. Su capovolgimento di fronte Camarà la palla della partita, si presenta davanti a Mariani ma calcia male con il destro mandando al lato. La squadra di Epifani continua a spingere, al 94esimo trova il meritato pareggio con un calcio di rigore conquistato da Marchionni e trasformato da Maio, 3-3 e fischio finale. Gol e spettacolo nel derby, con Notaresco e Castelnuovo che restano appaiate in classifica, salendo entrambe a quota 14 punti. E due matricole protagoniste nel girone C del campionato di prima categoria. Vediamo comunque il tabellino. A Camerino Calderola batte Camerino 2-1, Castelremondo batte Settempe da 1-0, Matelica e Casette Verdini 0-0, Monte Milone Pollenze e il Pidenze Cascinare 1-1, a Pioraco vince l'Elfa Tolentino 2-1, San Biagio batte CSK Amatori Coridonia 3-1, San Claudio e Urbi Salvia 1-1, a Villa Musone vince la Pignanese 4-0, Elfa Tolentino 24, a Pignanese 22, Matelica 19. Chiudiamo con il girone di questi risultati: Castel di Lamba batte Pinturetta 2-1, Grottazzolina vince la Cuprense 1-0, a Montalto vince la San Giorgese 1-0, ad Offida Montottone Grottazzolina batte Offida 2-0, Orsini Monticelli batte AFC Fermo 4-0, Piane di Montegiorgio batte Cossina 3-0, Rapagnano Azzurra Mariner 0-0, Real Eagles batte Santa Maria Trentina 1-0. In testa Castel di Lamba e Cuprense con 20 punti, Orsini Monticelli 19. Proprio in conclusione vi voglio ricordare che da domenica prossima, a partire dalle 14.30, trasmetteremo una gara del campionato di eccellenza o di promozione in diretta sul nostro canale 11. La prima gara che trasmetteremo domenica in diretta sarà Fabriano Cerreto Jesina. Ne daremo notizia anche in settimana nei nostri telegiornali. Grazie ai ragazzi del Porto Sant'Elpidio per essere stati con noi. Grazie a voi tutti per averci seguito. Vi ricordo quindi la diretta alle 14.30 di domenica 28 novembre, Fabriano Cerreto Jesina. Noi ci rivediamo sempre in diretta domenica a partire dalle ore 21. Buonanotte a tutti. Manamana. Colpo di mercato è preso, Giuliano Manamana. Manamana. Proprio sull'offerta della calcio mercato firmato un biennale. In collaborazione con Autonoleggio Alidama, qualità e assistenza nell'autonoleggio. I Due Re, ristorante pizzeria, lungomare Piermanni, Civitanova Marche.